Quante emozioni ci sta regalando questa seconda stagione di Star Trek Picard? È un portento di colpi di scena e ci sono sempre più sorprese. Naviganti della Federazione, bentornati a bordo della live tutta italiana dedicata a Star Trek Picard, seconda stagione. Questa sera abbiamo di redazione Antonio Palazzo, Sergio Raffaele Di Barletta e Ismaele Grasso, che saranno pronti a disquisire insieme a noi questo secondo episodio di stagione. E nulla, io sono felicissimo di essere qui insieme a voi anche questa sera. Frequenze di chiamate sempre aperte, quindi il centralino telefonico è a vostra disposizione. E ricordatevi, noi non siamo qui solo per parlare di Star Trek, noi siamo qui per viverlo insieme a tutti voi. Lanciate i primi messaggi che tra pochissimo li leggeremo appena dopo la sigla. Rimanete con noi. Okidoki! Naviganti della Federazione, benvenuti a bordo di questa nuova live dedicata a Star Trek Picard 2. Anche questa settimana vi abbiamo dato ben 4 giorni per poter riuscire a vedere questo episodio, anzi non solo vederlo ma anche rivederlo e rivederlo più volte, e sono certo che sicuramente anche voi lo avrete visto sicuramente più di una volta. Un saluto quindi va ancora a tutti voi naviganti della Federazione. Vado già a salutarvi velocemente Roberto Poli, Angela Artaro, seconda stasera Angela perché ti ha battuto Roberto, Ezio Boscani, Bettinaglio Michele, Filippo Casadei, Alberto Staglioli, Daria Quercia, 7 di 9, Fabio Gelati, Angela Di Carlo, Aniums, Young Mario, Caruso, Joy Cuspide e Piero La Greca. Oh, c'è anche il nostro Gianni Tagliaferri. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a bordo proprio dalla live, come dicevamo, dedicata a Star Trek Picard, dove andremo a trattare questo secondo episodio chiamato Penitenza. Vado subito a presentare i membri della nostra redazione e andrei in ordine di camera, partendo da Antonio Palazzo, che avete già intravisto nel prima del teaser, perché ho sbagliato a premere il tasto. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Che dire, un episodio... Scusami un attimo, c'è un rientro, ragazzi, chi ha acceso l'audio? Sergio, sarà Sergio. Sicuramente. Ecco, Antonio, dai pure, grazie. Ok, ripetiamo. Ciao a tutti, buonasera. Episodio avvincente, non vedo l'ora di parlarne questa sera. Quante volte l'hai visto? Ti pongo già la domanda. Allora, l'ho visto la quinta volta proprio pochi minuti fa, ho smesso. L'ho visto 3 volte in italiano e 2 volte con i sottotitoli in inglese. Bene, bene. Io ho un rientro però, ragazzi. C'è qualcuno che ha l'audio aperto sulle casse e io sento la mia voce rientrare, è abbastanza fastidiosa. Ismaele Grasso, buonasera. Buonasera. Come va? Come stai? Come state? Io bene, non sono esploso, come hai ben visto. Bene, oggi. bene. Ma io infatti ho voluto assistere in diretta per sincerarmi della cosa. E invece vedi che sono ancora qui in mezzo a voi, per fortuna. Bene, bene. O purtroppo, dipende dai, no, per fortuna, dai direi. Punti di vista. Questa sera sono in difficoltà perché vado alla vecchia, ho fogli A4 sparsi dappertutto perché proprio non ho più il mio gobbino che mi dava le indicazioni. Ma andiamo anche dal nostro Sergio Raffaele Di Barletta, buonasera. Ma è proprio a bordo della Stargazer, lui fa le cose in grande. Buonasera a tutti quanti, spero che mi riusciate a sentire. Sì, ti sentiamo, parla. Perfetto, 1, 2, 3. Sei un po' in ritardo sull'audio col video, ma comunque ti sentiamo, l'importante è assolutamente quello. Perfetto. Come stai Sergio? Abbastanza bene, grazie. Bene, sono come contento. Come al solito, se non faccio qualche casino non sono contento. Vabbè, fa niente, va bene così. Quante volte avete visto la puntata? Vai, spara. Una.
secondo me arrivi a due numeri tu di... una sola. Non ci credo, ma non ci credo, ma neanche a morire. Ho visto solo in inglese e poi in italiano mi sono addormentato. Nel frattempo chiedo già anche ai nostri ascoltatori di dirci quante volte hanno visto la puntata e saluto anche altre persone che sono arrivate. Kira Neris, ciao Kira, che è sempre bello averti qui. Alessandro Fiori e Daria Quercia, ti ho già salutato, ti risaluto un'altra volta che è sempre comunque un piacere. Angelo Spreafico e Raffaele Bergonzi è già stata con noi, Raffaella. Non ricordo, io ragazzi sapete che ho la memoria veramente veramente corta. E anche il nostro Andrew Riker, ciao Andrew, che ieri mi ha tenuto compagnia con la live di Discovery. Vi ricordo che siamo collegati sempre su più piattaforme: YouTube, Twitch TV, Facebook e Twitter. Decidete voi da dove volete guardarci e da dovunque ci stiate guardando, mettete un like a questo video e iscrivetevi soprattutto al nostro canale YouTube. Già che ci sono, vi ricordo anche il nostro profilo Instagram, se non siete ancora iscritti lo potete trovare, si chiama Extra Track, anche il profilo Instagram, quindi è molto semplice da trovare. Anche questa sera è giusto ringraziare i nostri sostenitori che ci hanno voluto fare una donazione per sostenere la macchina di Extra Track: Salvatore Tringale, Piero Lagreca, Sergio Raffaele Di Barletta, che è il nostro Sergio, Stefano Tanci e il nostro Andrew Riker, che anche lui sarà, che lo abbiamo visto appena collegato in live. Se volete anche voi aiutarci e supportarci, sul nostro sito internet extratrack.com c'è proprio il banner di PayPal per fare tutto ciò, quindi ringrazio ancora queste persone. Tra l'altro i loro nomi, ricordo sempre, si trovano anche all'interno della sezione sostenitori del nostro sito internet. Saluto anche Mario Motta, Filippo Casadei, che si sono uniti insieme a noi, e c'è anche la USS Malatesta che immaginavo che conosceva Sergio. Questa, appena ho letto USS, sicuramente Sergio conosce. Roberto Politi l'ho già salutato, non lo so, ti risaluto nel caso. Vedete che ho una memoria, come vedete, proprio di ferro. C'è già un messaggio da leggere, ragazzi, che qualcuno l'ha selezionato. C'è quello di Alberto Stagnoli che dice: ma del trailer di Strange New World ne avete già parlato? Non ancora, abbiamo iniziato adesso. No, non ancora, ma poi comunque sì, lo avevamo detto forse venerdì sera, no? Anzi, Ismaele, l'avevi detto tu venerdì sera? Sì, l'avevamo... sì, ne avevamo parlato un po' così velocemente io e Gianluigi. Sì, anche, sì. Anche perché comunque non è che ci sia molto da dire a riguardo, anche perché sì, si vede qualcosina. Sì, si vede qualcosina. Non la scena, niente, sostanzialmente. La scena introduttiva, forse la scena più significativa, è quella in cui il capitano Pike viene recuperato da uno shuttle per salire a bordo dell'Enterprise. Sì, che poi Lo si vede a cavallo. Esattamente. Quindi non mi pare che ci sia comunque nulla di particolare, diciamo, non si capisce molto al momento. Sappiamo solamente che il capitano Pike torna a bordo viene richiamato a bordo dell'Enterprise, forse anche dalla stessa numero 1, se non ricordo male. Però vabbè, comunque questo più che un trailer era un taser quello, quindi poche immagini. Tu Sergio, che lo hai visto, c'hai colto qualcosa in più magari? No, ultimamente non faccio più attenzione a molte cose perché guarda, so l'episodio che una volta ha paura. Ma che cosa allora Sergio, qui adesso dobbiamo sistemare questa cosa perché l'intuizione non è uno spoiler. Io mi incazzo quando te guardi l'episodio e poi mi viene di qualcosa. Quella è la differenza. L'intuizione, se hai qualche intuizione, la puoi dire. Spoiler non ne dico più, proprio perché l'ho promesso l'anno scorso. Ok, l'anno scorso ti ho detto non ne faccio più. Io, bravo bambino, sono. Ok, perfetto. Allora, non dir più nulla. Allora, vabbè ragazzi, proseguiamo con la live. Stasera tra l'altro avremo anche un ospite che ci verrà a fare compagnia. Non è nessuno, lo dico agli ascoltatori, magari si aspettano chissà chi. Non è, è una persona speciale per noi, non fa parte del mondo di Star Trek, ma comunque verrà nuovamente a trovarci e sono felice che voglia far parte della nostra crew questa sera, proprio per parlare insieme a noi dell'episodio. Visto che prima di lanciare la sinossi,
io lancerei la pubblicità, poi andiamo subito a vedere il sondaggio Telegram, se siete d'accordo, e poi andremo a vedere la sinossi. Anzi, io vorrei qui quella persona quando lancerà la sinossi. Vediamo. Pubblicità. Non so, cosa succede, ragazzi? Perché state ridendo? O che c'è un messaggio? Fate pace. Mica abbiamo litigato io e Sergio. Vai, vai. Continuiamo a scherzare. Figurati, Daria, figurati se siamo qua a litigare per queste boiate atomiche. Che poi comunque sono cose che belle, perché comunque sono cose alle quali teniamo. Allora, ragazzi, vado a mostrare il sondaggio Telegram inerente a Star Trek Picard. Prima però voglio togliere il voto, perché voglio sentire anche voi la vostra votazione. Partirei, tra l'altro ho pure sbagliato a mettere il sondaggio, perché non ho scritto manco di cosa tratta. Ti è piaciuto questo secondo episodio di stagione, chissà di qua. Però siete stati bravi, avete capito che era inerente Star Trek Picard. Al momento ci sono 89 voti, se qualcuno non ha ancora votato non voti, aspetti che votiamo noi, così dopo vediamo salire il sondaggio. Partirei da Antonio. Ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Dimmi qualcosa. Ti posso dire che mi è piaciuto moltissimo, quindi voterei sì moltissimo, anche se c'è stata una cosa che non mi è piaciuta. Posso dirla? Non so, posso dirla. Vedere la mia bellissima 7 di 9 sposata con quella specie di critters non mi è piaciuto per niente. Oh, ma poverino, è il papà di Soji, eh? Vabbè, ha generato una bella fanciulla, però è... Con la mia bellissima 7 di 9 non c'entra nulla. Solo Antonio deve entrare con 7 di 9. Deve centrare con 7 di 9. Ismaele. Beh, come voto io darei un sì moltissimo. Assolutamente, abbiamo visto un po' la parte distopica di Star Trek, possiamo dirlo? Diciamo un po' la risposta per tutte le volte che ci siamo detti ma Star Trek è un po' troppo utopico. Ecco, ora abbiamo visto un po' la parte alternativa, vediamo come evolverà. Sergio? Ma io ho detto un no, fa schifo assolutamente. Certo che mi è piaciuto, dai. Quindi a parte averlo potuto vedere poco, quindi ho visto pochi dettagli, conoscendo la mia passione per le cavolate e per le puntiglioserie, tipo il numero di registro nel primo episodio. Qua ho visto poche cose, alcune incongruenze, però roba da poco. E sono rimasto scioccato anch'io vederla sposata a quella ameba, però la ameba secondo me, mi scusi, ufficiale raddrizzi il comunicatore, un po' di contegno per cortesia. io vorrei sapere in quale universo è finito l'altro mio comunicatore, ma va bene. Quindi comunque po' che ci siamo, lancio il sì moltissimo. E allora lanciamo il sì, sì moltissimo, sì. E questi sono i dati attuali della votazione: 71% sì moltissimo, 23% abbastanza, il 2% sufficientemente e 4% assolutamente no. Devo smetterla di bere l'acqua mentre sono in live, perché dopo se non riesco a parlare. Comunque, detto questo, se qualcuno non ha ancora votato può entrare all'interno del nostro canale Telegram, quindi apre l'app Telegram, cerca Extra Track, troverete il nostro canale, potete entrare all'interno, troverete sia il sondaggio di Star Trek Picard, sia il sondaggio di Star Trek Discovery. Anzi, do anche un piccolo sguardo ancora al sondaggio di Star Trek Discovery, giusto per rovinarci la giornata. Tec. Beh, è uguale. Proprio. Ci dovrebbe essere un no assolutamente in più. Esatto, ok, perfetto. Ma chissà chi sarà. Perfetto, perfetto. Quindi comunque questi sono i dati attuali del sondaggio, poi magari ci ritorniamo sopra, vediamo se qualcun altro nel mentre ha votato, mentre saremo qui in live. Cosa è successo nello scorso episodio? Anzi no, c'è Sergio... Addrizzato. Chi è che l'ha mantenuto in onda questa cosa? Io? Ah, ok. Quindi?
No, non è che dice Sergio Addrizzalo, si riferisce, era, era Andrew che dice di Addrizzalo, dico va bene. Il comunicatore, ah ok, il sì, comunicatore. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Cosa avevi pensato? Assolutamente niente, Sergio. Stavo cercando di capire cosa c'era scritto. Le antenne del trasmettitore. Ah, ok, perfetto, del wifi di casa, ok. Andrew specifica il comunicatore adesso, giustamente. Allora, ragazzi. Però volevo. Vai, dimmi. Vai. No, no, volevo solamente far notare invece la domanda interessante di Piero La Greca. Che, ma se il padre è sposato con 7 di 9, la figlia è Soji di 9? Ta, 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 ta. E, esco. Vabbè, rispondi gli chiedo a Sergio. Dai, scusami, mi metto in onda la domanda. E 8 di 10? Via. Me l'avete chiesto voi di dirla? Va bene. Allora, sono le 21.46, io speravo che arrivasse questa persona, mi aveva detto alle 21.45 sono da voi, ma non è ancora arrivata, vabbè, pazienza. Allora, nel frattempo cerchiamo di fare il punto della situazione, quello che è successo nell'episodio 201, quindi abbiamo visto diciamo tutte, tutta la crew della sirena che abbiamo visto nella prima stagione tornare nuovamente in azione, perché comunque viveva la sua vita serena, vendemmiando, girando per lo spazio a fare un po' di come posso dire, Sergio, Soji, le mie toste giornate giravano così tra un'astronave e una stella che cadeva da qui. Ok, perfetto. Grazie mille, Sergio. E comunque nulla, dopo viene tutto interrotto da questa anomalia che si fa sempre, anomalia che si forma nello spazio e dalla quale esce una nave Borg e arriva questa regina versione Daft Punk che cerca di prendere il controllo di tutte le navi della federazione che sono nel settore, e automaticamente Picard decide di attivare l'autodistruzione e si ritrova proprio all'interno di questo nuovo universo. Questo era quello che era successo nell'episodio precedente. Nulla, la sinossi non la potrà sentire il nostro ospite e direi di lanciarla, se siete d'accordo, così sinossi. Va bene, andiamo. Vai. Con la sinossi. Andiamo con la sinossi, bravo. Star Trek Picard, episodio 202. Penance, penitenza. Picard si ritrova trasportato in una linea temporale alternativa nell'anno 2400, dove gli ha suo nemesi di lunga data, Q, ha orchestrato un'ultima prova. Picard cerca il suo fidato equipaggio mentre indaga per trovare la causa di questo futuro distopico, scritto da Kiva Goldsman, Terry Matales e Christopher Monefete, regia di Doug Arniukowski. Suzuki. Finale è stata la mazzata. Abbiamo già una telefonata, pronti? E buonasera, sono Gianluca. Vicinanza. Oh, ci ha chiamato il nostro Gianluca. Buonasera, Gianluca. Ciao, grazie Claudio, so che ero io l'ospite che aspettavi, quindi quello delle 21.45, tutti i complimenti che hai fatto, quindi grazie di cuore. Grazie per l'accoglienza. È bello averti qui, Gianluca, è bello averti qui. Allora, ragazzi, a me l'episodio, ve lo dico subito, è piaciuto tantissimo e addirittura mi sono reso conto mentre lo vedevo che come un bambino stavo con la bocca aperta, perché poi a un certo punto ci pensavo, cioè, che io ci faccio con la bocca aperta, però mi ha preso veramente come quando vedevo Next Generation anni fa, per cui diciamo che mi ha emozionato molto. Poi anche certi rivedere appunto la regina Borg con quell'effetto
quell'entrata così a effetto, insomma, è stato avvincente. Poi l'avevo scritto nella live di venerdì e secondo me conta molto questa stagione anche dalla musica, questo fondo, vero, che vero. Aiuta a rendere l'episodio più vivo, più, diciamo, più coinvolgente, con ritmo, sì, coinvolgente, con ritmo anche più calzante. E di certo hanno spinto sull'acceleratore rispetto alla prima stagione e quindi questo è anche un ulteriore merito che gli si dà per quanto riguarda la produzione, diciamo, generale. Poi questo è un episodio di passaggio, quindi vediamo poi che cosa succederà, però intanto le premesse per secondo, me, diciamo, secondo te tiene il tiro tutta la stagione? Ma guarda, la prima stagione, diciamo, poi c'è un po' deluso nel finale, però questa sembra orchestrata già meglio, nel senso che anche a livello di partecipazione corale, di come è costruita, sembra effettivamente che sia meno spinta a fare, ad avere dei rallentamenti con degli episodi che possono essere a sé stanti, come per esempio è successo in questa stagione di Discovery, no? Che ogni tanto premeva il freno per poter diciamo fare degli episodi autoconclusivi che però rallentavano la corsa verso la trama, diciamo, lo svolgimento della trama orizzontale, quindi dell'anomalia gravitazionale. Invece qui per adesso vediamo come va, però credo che avranno, almeno sembra già che abbiano lavorato su quegli aspetti che hanno funzionato di meno nella prima stagione, okay. E quindi sì, adesso diciamo i risultati. Bene, soddisfatti della tua soddisfazione? Oh, grazie, io comunque ho votato l'altro giorno, ho messo sì molti. Bravo, perché la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Miglior premio. Come diceva il film di Rino Banfi, se non sbaglio. No? Sì, viene avanti il cretino. Vabbè, comunque, sì, grazie. Io dico solo una cosa e spieghiamo il motivo per cui stasera non partecipo. No, non protesta. Puoi ancora dirlo perché non è ancora arrivato. No. Quindi, no, spiego il motivo per cui stasera ho deciso di non partecipare, perché sapevo che Sergio mi aveva rubato lo sfondo, perché avrei voluto utilizzarlo io, e allora visto che è salito lui sulla Stargazer, allora io ho detto no, non partecipo. Scherzo, chiaramente. Quindi Sergio, cosa rispondi a questa accusa? Ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo, brutto e nero, antipatico anche. Ah, per favore. Ma ci stavate in due in una plancia? No, dovevate smezzarvi la plancia, uno la parte di destra, l'altro la parte di sinistra, o se no dovevate mettervi nelle postazioni del timoniere e della postazione scientifica, sarebbe stata una... No. Ha già cambiato un schiotto e via, è andato nel quartier generale. Ah, eccolo. All'Accademia. Vabbè, ok, allora Gianluca, posso salire sulla Stargate. Va bene, vi saluto. Grazie per averci chiamato. Ciao Gianluca, buona alla serata. Prossima. Ciao. Buon proseguimento. Ciao, ho chiuso prima. Ha detto buon proseguimento. Dicevo, volevo andare a leggere magari un po' di messaggi. Questo dopo la pubblicità. Eccoci tornati in live. Sergio, l'hai selezionato tu il commento? Sono stato io, esatto. Quindi vai. Colpevole. Allora, i Borg che chiedono aiuto a Picard nel primo episodio sono diversi. E perché dai soliti Borg? Sono effettivamente in pericolo? E da parte di chi? Perché chiedono proprio a Picard? Perché lo butto. E qua si iniziano le speculazioni, ovvero le folli teorie del dottor Mac. Beh. Perché sembrerebbe che tutto quanto vada a indicare che i Borg sapessero già prima che lui sarebbe diventato Locutus e che lo scopo di Locutus sarebbe stato quello di fare da locuzione tra esseri biologici e esseri meccanici.
questi secondo gli indizi che abbiamo fino adesso, e ci sono anche alcune altre piccole cose che però potrebbero rovinare la sorpresa. A questa domanda però ci andiamo anche ad agganciare a quella fatta da aspetta un attimo, chi è che l'aveva fatto? Mi pare Joe Cuspide, eccolo qua, grazie, prego, l'ho fatto io cambiare il messaggio. Perché gli hanno fatto gli occhi della regina Borg completamente neri in quel modo? Non li ha mai avuti così, non mi piace per niente l'effetto. Allora, come stavo dicendo, i Borg cercano la perfezione con l'assimilazione delle parti biologiche, delle peculiarità biologiche delle varie razze, e la miglioria tramite la tecnologia. Cosa c'è di meglio di un essere senziente e sintetico come Picard in questo momento? Lui in questo momento potrebbe essere la reincarnazione, anzi l'esaltazione del miglior, della miglior forma di Borg. La regina perché ha quegli occhi lì? Perché probabilmente fa parte di una qualche razza che è differente da quella umana per il colore dell'iride, così come lo era la cara Diana Troi, che come Betazoide aveva gli occhietti neri. Quello che mi domando, grazie Claudio, è che razza fosse la nostra regina per avere tutti quei buchini sul fianco. Che sia l'ennesima versione di un Klingon, non si sa. No, vabbè, vedremo un po'. Sono particolari un po' troppo. Sei subentrato in troppi particolari che secondo me non andranno neanche a curare gli autori. Però magari invece no, magari avrai tutte le ragioni, Sergio. Posso fare un altro piccolo inciso? Prima parlavamo del... la persona che ha fatto da asilo, sì, parlava del messaggio che è stato diffuso attraverso le navi. È un messaggio di in broadcast, ovvero in comunicazione istantanea su tutte le unità di una flotta, cosa che succede anche nella realtà per quello che riguarda gli allarmi per le calamità, per terremoti, eccetera, ovvero chi è al governo, chi ha un potere decisionale, è in grado di poter scavalcare tutte le trasmissioni radio e video comunicando questi messaggi di urgenza, e di norma aprono un canale anche per il ritorno della risposta. A quel punto però il discorso cos'è? Che giustamente i Borg hanno detto, conoscendo probabilmente grazie a Locutus le procedure della flotta, hanno detto: mandiamo il messaggio e aspettiamo che apra il canale e ci intrufoliamo come delle piccole spie o come piccoli hacker. Ok, nel frattempo invece vado a leggere questo messaggio di Pirola Greca che dice: le speculazioni sono più costose degli spoiler, vedi il prezzo della benzina. e quindi però ha effettivamente ragione. Quindi, ma invece vi pongo un'altra domanda. Parlando di Q, no? Perché Q è un po' l'alter ego di Picard, il villain di Picard, anche se non è poi così cattivo, possiamo dire. Ma è no. Anche vero, ragazzi, che se Q non avesse portato Picard in questa linea temporale alterata, spaccata, Picard sarebbe morto. Quindi Q in questo caso gli sta dando anche un'altra chance. Rispondiamo tra pochissimo a questa domanda, ma prima abbiamo anche una chiamata. Pronto? Pronto? Ciao! Buonasera! Non mi riconosci? Chiamano in tanti ormai e faccio fatica già, non riesco a parlare con le persone che conosco, figurati quelle al telefono! Parto da Gambobasso. Sono il vostro Gianni non lo riconosce. ma avevi cambiato la voce, no? Ecco. Avevo modificato un attimino la voce per farvi uno scherzo. Ecco, dice mamma mia. Allora Gianni, come va? Bene. Tra l'altro Gianni ha scritto la recensione sul nostro sito internet extratrack.com, proprio inerente a questo episodio, andatela a leggere, che è comunque interessante, sintetica, interessante e dritta al punto. Vai Gianni. Sì, no, devo dire che tu sai il mio non amore per Picard, giusto? Sì. Tu sai cosa penso io della prima stagione di Picard, vero? Sì. Beh, tu sai quanto amo questa stagione. Vero. E quanto sto incominciando ad apprezzare Picard.
Esatto. Lo spin-off, non il personaggio, l'ammiraglio Picard in questo caso, e non il capitano, che c'è una certa differenza chiaramente. Comunque, devo dire che questa stagione è iniziata con il botto. Il secondo episodio, a mio avviso, è un episodio un po' di transizione, che deve essere chiaramente il legame tra quello che abbiamo visto nel primo episodio e l'esplosione di adrenalina che avremo molto probabilmente nel proseguire fino al decimo episodio. E devo dire che fino adesso gli autori hanno fatto una grande cosa, hanno legato comunque questa serie al classico, cioè nel senso stanno cercando legami sia con la colonna sonora che con il nominare i personaggi storici come Sisko, sì, come Kirk, che aveva Spock, e mentre loro hanno la regina Borg. Ciò vuol dire che la regina Borg sarà un valido e sicuramente necessario alleato. Alleato, sempre che resti un alleato, perché io vedo già che fa di quelle facce la regina Borg. Bellissime, guarda, c'ha tipo, delle... Vi ho fregato. Guarda, questa regina Borg la preferisco all'originale, nel senso che ha delle espressioni agghiaccianti ed è la mimica facciale è fantastica. Vero, è fantastica, guarda, rispetto alla regina Borg che abbiamo visto in passato. Niente da ridire, ci mancherebbe per l'attrice che l'ha rappresentata inizialmente. Però, ma l'attuale regina Borg è trasmette di più. È agghiacciante, c'ha veramente una mimica facciale e delle espressioni che sono raggelanti e anche il modo in cui parla, no? Che dà quei piccoli diciamo messaggi che devono essere un attimino compresi, sì, quei segnali che sono veramente geniali. Geniale, dai, son contento geniale che questa stagione ti piaccia, visto che comunque so che a te, proprio come dicevi poco fa, The Next Generation e comunque i personaggi non ti attiravano molto e... No, beh, io vedevo The Next Generation solo per Riker, sì, questo lo sai. Lo so, e... e la prima stagione di Picard fu, a mio avviso, una delusione totale, no? Esatto. Aspettavamo qualche cosa di estremamente più coinvolgente della diciamo della Discovery, no? Mm-hmm. E invece è stata forse una grossa delusione. Beh sì, assolutamente. No. Vabbè, dai. No. Va bene, no, ragazzi. Grazie per averci chiamato. Vi saluto e ci vedremo in una live. Buon proseguimento. Sì, sì, certo, ci mancherebbe. Ciao Gianni. Ciao, buona serata. Vabbè. Allora, io direi di lanciare un blocco pubblicitario, torniamo subito perché è arrivato il nostro ospite. E direi, Sergio, che lo devi presentare tu. Sei contento che sia qui? Perché gli ho detto ci sarà una sorpresa, Sergio, mi raccomando, cerca di esserci, perché non sapeva fino alla fine che con noi c'è il grande, incommensurabile, mitico e fantastico Simone Ottuzzi da Homo Tenashi Anime. Buonasera Simone. Ciao. Buonasera. Simone, buonasera a tutti. Prima di tutto un famoso check audio e video. Voi mi sentite, mi vedete, mi percepite? Sì, ti chiedo solamente di battere sul microfono per vedere che sia quello. Non è quello, no.
Sei sulla cuffia. Sei sulla cuffia, esattamente. Infatti sentivo l'audio un po' ribombante, diciamo. Allora, cerchiamo subito di sistemare, datemi un istante. Vai tranquillo. Intanto che lui cerca l'istante, e dico, io invece la regina Borg è uno dei pochi momenti in cui sono rimasto un po' dubbioso, sai Claudio? Perché? Perché lei recita bene. Però secondo me l'hanno fatto fare un po' troppo il movimento alla Max Headroom, così tac 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 tac, e quando la giurati ha spostato tutta la gabbia si vede che ha spostato la gabbia fisicamente più grossa di quella visibile, perché l'attrice poverina ha fatto proprio un sussulto dove c'era probabilmente un gradino, e sono stati gli unici due punti in cui ho detto ma che cavolo, però lei recita bene. No, ci sono, ma poi quei colpi ci stavano per indicare comunque che era stata disconnessa dall'alveare, che era, sembrava quasi una cosa anche improvvisa, no? Che è successa. No, lei l'ha provato, solo che gliel'ha fatto fare troppe volte. Cioè, quando fai elaborazione, fai un solo scatto, elaborazione. Queste cose ovviamente Sergio input, dice, perché output. Sergio era una regina Borg una volta ed è stato disconnesso. Ebbene, si ricorda, esatto. Si ricorda. Chiamavo Priscilla, la regina dei Borg di Marilla. Torniamo su Simone, no, che... vediamo se... facciamo una seconda prova microfonica. Direi che sei ottimale in questo momento. Riesci perfetto. Magari a abbassare anche un attimo la cam, ti chiedo, o è troppo? No, si può fare tutto ciò che desiderate, fatemi solo sapere... Vai giù. Ok, perfetto, così sotto pancia non ti copro il viso appena appare. Come okay. Stai Simone? Sto bene, io punto uno vi ringrazio ovviamente come sempre, do un saluto enorme a te, Antonio Palazzo, Ismaele, McFly, Rigolo, ovviamente Sergio, e scusate se ho fatto un po' il prezzemolino questa sera, ma avevo veramente intenzione di discutere con voi. Io sono reduce da la mia giornata lavorativa e dopodiché è finita alle 8. Alle 8 e 1 è cominciato un corso per sake sommelier che è finito ora alle 10 con tanto di assaggi, per cui ammetto che sono leggermente sopra le righe. Sono ancora padrone del buon linguaggio, del buon lessico, ma con un tasso alcolemico che non mi permetterebbe sicuramente di guidare. Ciò non di meno mi permette di disquisire di Star Trek, perché io questa sera ammetto che sono stato io ad avere avanzato la richiesta, un po' come una prima donna a Claudio, di essere ospitato per un quarto d'ora, perché ciò che ho visto nelle due puntate, guarda, di che Picard, comunque se vuoi rimanere tutta sera puoi rimanere. Guarda, allora sono onesto, devo ancora cenare e c'è questa okay. fortissima componente, questa cosa cringe che purtroppo ammetto un attimo, perché io al posto della regina Borg io ho anche una parte che va da qua sotto, io non sono solo un mezzo busto, ho anche una parte sotto che deve essere alimentata, e quindi comunque vi terrò compagnia sicuramente. Quindi di nuovo ringrazio assolutamente tutti voi e devo esprimere quello che è il mio pensiero profondo per una serie che, nonostante siano solo due puntate, mi ha già dato tanto e sono sicuro che mi darà tantissimo da appassionato da Trekker. Ovviamente sapete che la mia forma mentis è quella degli anime giapponesi, esatto. Ma subito dopo, comunque sapete, ho già parlato con voi, discusso più volte, ho una buona conoscenza, ecco, del mondo Trek, e devo dire che quello che ho visto mi è piaciuto moltissimo. Io non vorrei essere ripetitivo, per quanto ho ripetita Juvant, se voi avete già detto qualcosa nel lasso di tempo in cui non c'ero, ma secondo me questa serie è da affrontare senza i troppi, io ho letto un po' di su Facebook, anche su altri social, senza troppi patemi d'animo sul punto di vista del viaggio temporale, del salto temporale, degli universi paralleli. Ecco perché quando purtroppo si mette di mezzo una costante cosmologica come il tempo, questa è una delle cose che possono fare, secondo me, scaturire più discussioni di tutte. Io la vedo come un revival, quella che praticamente è una serie tutta incentrata sull'effetto nostalgia, con una quantità, e questo l'ho sentito poco prima quando ero ancora in cuffia, stavo lurcando, come dicono i giovani, quindi vi ascoltavo ma non partecipavo, quando è stato fatto presente dei nomi che sono stati citati, quindi di quello che era Sisko, di quello che era ovviamente Spock. E tra l'altro, secondo me, sempre nella mia piccola e modestissima, come dicono i giapponesi, ciotto, proprio piccola esperienza dal punto di vista Trekker, quando è stato detto, è stato fatto notare ovviamente che il salto temporale può essere fatto in più modi, è stato detto che tranquillamente, e qui appunto l'effetto nostalgia, c'era stato il nostro capitano Kirk nella serie originale, è stato detto, attenzione, non ha utilizzato Spock, ma avevano Spock. Allora qui l'effetto nostalgia si porta a un intero mondo del fantastico. Spock non solo come persona che poteva utilizzare i mezzi di bordo della NCC 1701 dell'Enterprise, ma Spock secondo me qua è stato visto come
un'intelligenza superiore. Allora qua ci ricolleghiamo al mondo di Dune, con i Mentat, con quelli che erano i computer umani, perché qui è stato detto chiaramente non avevano Spock che poteva utilizzare gli strumenti di bordo, ma avevano Spock che proprio poteva, a livello computazionale, era in grado di fare i calcoli giusti con l'ausilio del computer, ovviamente, ma era lui che li faceva. E io ho visto un binomio vincente appunto con i Mentat, ovviamente il film è l'originale di David Lynch, quando si diceva bevo del succo di Safo, le mie labbra bagnate di rosso, e io l'ho visto come un'entità, quindi su, come fosse, non dico deificato, ma come qualcosa a cui voler anelare e raggiungere. E questo a me ha fatto venire veramente i brividi sui peli delle braccia. Sergio, vuoi rispondergli a Simone? Allora sì, anche perché lui ha involontariamente tirato fuori una citazione tripla, perché ha citato sia Dune sia Spock eccetera, e ha citato anche Claudio di due dirette in ambito di Picard, proprio una o due, non mi ricordo quando era stato. Mi sembra che sia stato proprio tu a usare il termine del calcolo del computo, del computo temporale. E infatti è stato proprio Spock a calcolare, ovvero lui ha chiesto i valori al computer, il computer gli ha restituito i valori, lui ha fatto le formule algebriche da risottomettere e calcolare, e le ha ricontrollate mentre il computer le elaborava. In effetti, giustamente il buon Simone ha detto che Spock non è stato usato, ma allo stesso tempo si è fatto mezzo, quindi Deus ex machina. Allo stesso modo abbiamo la regina Borg, che sarà fisicamente Deus ex machina, perché lei, abbiamo visto, che ha già calcolato il punto di destinazione idoneo, il momento di arrivo, la latitudine e longitudine, quindi Los Angeles, e anche il soggetto attorno a cui verte questa variazione di tempo. E vorrei invece dire che Simone un'altra cosa hai sbagliato, ovvero ha sbagliato, scusami, non l'hai detta esatta. Che sta succedendo qua? C'è controllo che sta finché non attivano i phaser, va tutto bene. Ragazzi, c'è la regina Borg. Allora, hai presente, Claudio, quella volta che io ho voluto provare il, come si chiama, Alexa, facendo Alexa chiama Claudio, e ti è squillato? Sì, che mi sono squillati tutti in casa gli Alexa, pure dai miei genitori, ecco. Adesso ho fatto così a me, scusate. Ah, ok, vabbè, vai. No, mi sono perso, stavo dicendo che Simone aveva sbagliato qualcosina del suo ragionamento. Sì. C'era una cosa che era leggermente sbagliata, però non mi ricordo in questo momento più cosa, perché... Quindi Simone, sei fortunato, non hai sbagliato niente, vai! Semplicemente verrò redarguito in separata sede, di solito funziona no. Così però. No, non mi permetterei mai di redarguirti, anche perché sei il mio sensei su tante cose. Ok. Quindi Simone, se mi viene in mente vi romperò le balle, dai. Simone, secondo te questa stagione quindi sarà una stagione col botto per quanto riguarda... Secondo me sarà una stagione col botto. Io, come ho avuto modo di discutere, ho direttamente proprio disturbato a orari post-prandiali, anche non troppo decenti, sia te che Mac, indicando che questa è veramente una serie appunto con l'effetto nostalgia enorme e che ci vogliono altre 4 serie normali. Potete scegliere voi a caso quello che volete di Star Trek, per farne una sola di Picard, così come ho detto teste parole, ora ritestimonio davanti a tutti che io sono tranquillamente disposto, nel caso venga fatta un action figure di Picard vestito di nero con la sua tenuta marziale, se non avessi abbastanza soldi, quindi emolumenti da spendere, a non comprare un action figure delle mie del mondo Giappone per comprare un Picard, perché sono rimasto veramente di sasso da come lui si è palesato. Tra l'altro, anche qua, sempre secondo me, abbiamo una citazione un pochettino ripresa da V per Vendetta, quando dice il mondo, l'universo migliore è ovviamente una galassia umana. E ricordate V per Vendetta, quando c'era la persona che era il presentatore, ovviamente asservito al potere, diceva forza attraverso la fede, fede attraverso l'unità. Bravissimo, esatto. E quindi qui è stato tranquillamente ripescato a mani basse, quindi un modo per far capire che il genere umano deve imperare in ogni modo. E questa era una visione, quasi una teologia, potremmo dire, che già si è vista. Per cui ci sono una quantità infinita di rimandi. Ripeto, io non mi concentrerei molto sulla parte, nella mia pochezza, nella parte temporale, perché
se no cominciamo a discutere di linee temporali su diversi universi paralleli. È come praticamente avere una scacchiera e le combinazioni che possono essere, ossia linee temporali dello stesso universo o universi paralleli o linee diverse su universi differenti, ecco, sono veramente una potenza elevata alla 64esima. Non ne usciamo più, per cui io non mi arrovellerei troppo da quel punto di vista, ma me la godrei veramente con tanta serenità. E soprattutto una cosa fondamentale, una scelta secondo me stilistica magnifica del regista, e qua chiedo poi a voi che ne sapete più di me, è stato subito far incontrare i personaggi nella seconda puntata, evitare un, ad esempio, la professoressa Giurati e Picard si incontrano nella seconda puntata, qualcun altro come Eleanor nella terza o nella quarta, ma quello, subito quello tutti lo fanno, coesi all'inizio. Lo fanno in Discovery, quello, in caso, questa separazione, questo allungamento, lo fanno solamente in Picard. A quanto pare stanno andando un po' più celeri su questa cosa. Simone, devo ringraziarti, mi hai ricordato quello che volevo dire per tirarti le orecchie. Effettivamente tu dici speriamo che non vadano troppo con i discorsi viaggi nel tempo. Kurtzman disse che questo ciclo con Picard e anche con Discovery dovrebbe in realtà chiudere tutti gli anelli lasciati aperti dalla gestione delle precedenti narrazioni, quindi dai film di Abrams eccetera. Non a caso il tempo si è rotto e qua dovremmo cominciare finalmente a parlare anche della guerra del tempo. E invece in Discovery si dice da 600 anni non si hanno notizie dei Q e di altre entità che viaggiano nel tempo, a parte la Discovery. Certo. Mi è venuto Dakota a ricordare, vedo che sta imitando Andrew, qui ti stanno, esatto, ti stanno, è venuto proprio lui a ricordarmi che Simone, se tu tieni d'occhio la trasmissione ed Andrew Ravikin in particolare, lui è sempre informatissimo su modellismo e su action figures, quindi nel perfetto, caso sarà fatto di assolutamente di Picard, sì. Ti ho chiesto nello specifico ideale questa cosa perché ero veramente molto molto curioso in tal senso, è vero. Vedremo se Dakota la Exosafe produrrà qualche action figure, nel caso comunque te lo facciamo assolutamente grazie sapere, Simone. Blocco sì pubblicitario, torniamo subito. Torniamo nuovamente in live, prego, proseguite pure. Nel frattempo si stavano salutando Simone e Antonio. vai. Vabbè, giustamente, essendo in maniera ci si conosce in maniera virtuale, non siamo mai arrivati a livello proprio di carbonio, toccarsi l'un con l'altro, ci stavamo dando i nostri rispettivi saluti per sapere come andava. E ovviamente, come gli anziani, a breve avremo cominciato con gli acciacchi, il lavoro, le solite cose, insomma, però queste l'avremo tenuta per una fase più avanzata della chiacchierata, ovviamente. Vabbè, sai che come te sono un grande appassionato di anime, quindi no, lo so, appunto, esatto, per questo c'è sempre questa trade union che poi ci ha permesso in effetti di conoscere i rispettivi canali. E altra cosa, secondo me, poi dico sempre, guarda, dal mio punto di scusami se ti interrompo, certo, un attimo, no, devi farlo, Simone, visto che hai parlato proprio del tuo canale, io inviterei i nostri ascoltatori ad iscriversi al canale di grazie Simone, che è Omo Tenashi Anime. Vi lancio anche il link direttamente in chat in modo che possiate raggiungerlo. Mi raccomando, iscrivetevi. Lui tratta comunque del mondo nipponico, quindi del Giappone. Molte volte lo troverete anche online mentre gioca coi videogiochi molto particolari. È sempre comunque molto interessante ascoltarlo. Poi vi mostra anche action figure riguardante il mondo del Giappone e vi parla anche del mondo giapponese. Quindi iscrivetevi, ricordatevi di attivare la campanella, controllare bene di attivare la campanella, quindi scorrere verso il basso per arrivare, bravo, ad accenderla. E il logo è praticamente quello che state vedendo in questo momento, non potete di certo sbagliare. Ti ridò subito la parola, Simone. Scusami Simone, certo. Alberto Staglioli dice fatto. Abbiamo già un primo in allora, diretta. Ovviamente ringraziamo di cuore Alberto Staglioli e benvenuto nella mia crew, quindi grazie mille. Ma stasera, appunto, ripeto, non vorrei parlare di me perché
Vabbè, era giusto quello che mi ha portato. No, ma io ti ringrazio, guarda, mi fa più che piacere, come tu ben sai, perché noi canali, quelli che ormai ci siamo definiti del buon YouTube Italia, cioè quelli che fanno divulgazione senza gridare ai 420, è una cosa che io continuerò a dire, a sponsorizzare dappertutto, è giusto che ci si dia una mano l'un l'altra. Io altra cosa che ho visto, ma in questo caso è una domanda che pongo, proprio perché ammetto che non è il mio campo, esco un po' da quello che è la famosa Laxio Finium Regundorum, il confine del mio sapere, dicevano i latini, che chiedo a tutti quanti gli spettatori, quindi Ismaele, Antonio, te anche a McFire, il fatto che ci sia una netta contrapposizione fra quello che noi vediamo di Picard in questo mondo, ovviamente possiamo definirlo crudele, possiamo definirlo ucronico, distopico, tutto quello che volete, dove lui rappresenta il despota, fra virgolette, assoluto, il massacratore di Borg, e il fatto che nonostante il tiro mancino che gli sia stato fatto da Q, mostri un'umanità che si è vista maggior ragione adesso, più accentuata di tutta la serie TNG, che noi abbiamo già visto, quando lui ha detto: ma tu non stai bene. Una persona normale, che tra l'altro ha vissuto tutte le avventure che può aver vissuto, ovviamente Picard, che ha avuto degli screzi a dir poco infiniti proprio con Q, ecco, nonostante gli sia stato giocato un tiro mancino simile, quindi sia stato portato in una realtà alternativa, riesce comunque a della rabbia. Si vede benissimo la pulsione forte della rabbia, ma lui ha ancora un, fra virgolette, un cuore umano, perché nonostante tutto Q qui è palesemente, in quel momento possiamo dirlo, è il suo nemico per il suo status quo, il suo stato di essere, nella sua tenuta, nella sua magione, l'ha eradicato dal suo mondo per portarlo in un altro. A casa mia questo vuol dire, almeno in quel momento preciso, essere un nemico, ma lui ha ancora un cuore umano e se ne preoccupa, dice: Q, ma tu stai soffrendo. E quindi vedere questa discresia fra lui, che deve essere in un mondo dove è la brutalità, il massacratore di Borg fatta persona, e qualcuno che nonostante gli sia stato fatto un torto gargantuesco ha ancora abbastanza umanità da poter rivolgere alla persona che gli ha appena scombussolato l'esistenza dicendo: ma tu non stai bene. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Chi vuole partire? Vuoi partire tu, Ismaele? Dai, faccio io. Tra l'altro è un piacere essere qui con te, Simone, ne approfitto anche per salutarti. Grazie Ismaele, gentilissimo. Anche questa cosa qua l'avremmo fatta dopo, nei momenti di tregua, grazie. E allora, sì, anch'io ho visto questa cosa in Picard, ci mostra tutta la sua umanità e la sua soprattutto capacità di reagire un po' a quelli che sono gli eventi, no? Che possiamo anche tra virgolette portare nella nostra vita, perché se lo riduciamo e lo semplifichiamo, alla fine è la rappresentazione tra virgolette di un imprevisto, comunque di un evento non atteso, per cui in questa stagione c'è un'introspezione del personaggio, ma che possiamo anche vedere un po', diciamo, all'interno di noi, che non è veramente male. Ma si vedeva, per dire, anche nel primo episodio, quando lui prova ad affrontare il suo lato così relazionale, quindi più umano, meno legato al suo dovere. Ed è una cosa che fa riflettere, ed è quella, diciamo così, magia che secondo me ci tiene incollati allo schermo, no? Questa cosa di in qualche modo riuscire a ricongiungerci per stati d'animo, per esperienze, ad empatizzare, ecco il termine giusto, empatizzare con il personaggio e con i personaggi. Cioè, non so se anche voi l'avete notata questa cosa, che in altre serie, e qui torniamo al solito discorso, in altre serie, anche di Star Trek, manca veramente un po'. Antonio si è beccato per un bel pugno. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso o vado subito su Sergio? No, vai su con Sergio, perché bene o male sono abbastanza in linea con Ismaele. Sergio? Ma direi che non abbia molto da dire di differente. Posso dire solo che ho apprezzato da matti la recitazione dei due. Mi ha colpito in tutti i sensi quando ho visto Q dimostrare di essere più fragile di quello che eravamo abituati.
come molti anche io avevo pensato che Q fosse il cattivo in determinati momenti, l'antagonista, eccetera. Con questa puntata mi è venuta sulla voglia di riguardare tutte le altre puntate. Ecco perché dicevo prima, ho visto solo una puntata, solo una volta questa puntata, perché sono andato a ricercarmi Incontro Farpoint, Tapestry, eccetera. E non vedo più il cattivo, non vedo più il nemico, quello che vuole mettere i bastoni tra le ruote, ma sembra quasi che lo stia accompagnando verso un'evoluzione. Sì. Anche e perché... anche adesso... Vai Sergio. No, vai. Tranquillo. Volevo dire a Simone, anche perché comunque c'è anche questo aspetto che sta spiegando Sergio. Picard, ok, ha del cuore verso Q, che si accorge del fatto che non sta bene. Però è anche vero che è lo stesso Q che salva Picard dalla Stargazer che distrugge, perché se Q non lo portava in questa linea temporale, Picard sarebbe morto. Quindi c'è, secondo me c'è questo proprio odio-amore tra i due, che continua a essere quasi interscambiato, e sembra quasi che vogliano creare un legame tra questi due personaggi, che magari nei prossimi episodi ci spiegheranno un po' di più. Un circolo vizioso tra i due, non riesco bene a spiegarti questa cosa, perché non ce l'ho ancora ben focalizzata, certo, nemmeno io in mente. Però secondo me nei prossimi un Tom e Jerry esatto, di Anne Barbera, dove esatto, praticamente si rincorrono sempre, ma alla fine ricordiamo che quando uno di due era in difficoltà l'altro lo aiutava, vero? Ecco, bravo, hai fatto... infatti sì. Infatti in TNG Q ha definito Picard uno dei suoi amici, uno dei suoi pochi amici, non come Tarka che dice a Booker in un altro telefilm di cui non voglio fare il nome. Stiamo perché parlando di Discovery adesso, che dice che ho avuto solo due amici, uno eri tu, puzzone. Sì, vabbè, appunto, vabbè, lasciamo perdere questo discorso qua. Che dice veramente tu sei stato il mio unico amico, e infatti quando ho avuto problemi è venuto a cercare lui, o ha cercato eventualmente Janeway, ma lì per un discorso contrattuale, perché era già finita TNG, era solo l'unico motivo. Janeway non è stata minimamente presa in carico. Guardate, secondo me anche qua una finezza, quando hanno fatto l'esempio adesso in questa puntata, un piccolo stocco alla donna con i capelli più cotonati dell'universo, dopo Rita Levi Montalcini, ovviamente, perché Janeway verrà ricordata per quello, per ovvi motivi. Guardate che quando hanno detto tutti i modi possibili per fare un viaggio nello spazio, nessuno ha citato Janeway quando ha fatto l'Indiana Jones ed è andata a rubare il famoso cristallo temporale, cosa che a me sta tuttora qua a livello dell'esofago, sulla luna Klingon. Hanno detto tutti i metodi possibili immaginabili tranne quello di Janeway, per cui secondo me in effetti con TNG ce l'avevano, tutti gli hanno detti, e questi non l'hanno citato, che era grosso come una casa, per cui secondo me, come dicono i Klingon, non parliamo di questa cosa. Sicuramente sì, ma potremmo anche dire che io questa sera non ho bevuto degli sciottini che erano di sake, ma del vino di sangue, però in effetti alla fine sempre li andiamo a parlare comunque. Non mi parlare di bere, che ieri ho bevuto anch'io perché ho saputo che diventerò zio di nuovo, quindi anch'io ieri ero molto allegro. Grazie. Auguri Sergio. Auguri. Grazie. Comunque, tanto per tornare un attimo in linea, parlavamo di Q e di Picard, e mi è piaciuto molto il commento di poco fa di Joy Cospide, grazie, che ha detto esattamente queste parole qua. Non l'ho trovato, ma non è... ok, il dialogo tra loro due all'inizio dell'episodio è da brividi, anche per merito dei grandissimi doppiatori italiani Rossi e Pannofino! Grandissimo Pannofino, cioè io lo so adoro. Che ogni volta che viene nominato Pannofino, Claudio ha un piccolo momento di piacere intenso. E visto comunque che abbiamo, è vero, nominato Pannofino durante l'episodio, proprio nell'inizio dell'episodio, prima della sigla, viene detta una cosa molto interessante che vi voglio fare ascoltare ora. Equipaggio della Stargazer. Che antico, che provinciale. Fai così, Enterprise del passato. Non c'è nessuna Stargazer. Qua
questo un easter egg per noi incredibile, fai molto Enterprise del passato, proprio l'aggancio all'episodio di The Next Generation dove per una frattura spaziale l'Enterprise C va nel futuro e cambia la linea temporale. E, è bellissima sta cosa. Non è l'unico, perché anche in inglese ha fatto una citazione a Mirror Darkly Universe. Sì, universo... viene detto anche sì, dell'universo specchio, che però in questo caso non è universo specchio, però comunque viene data anche questa piccola questo altro piccola interpretazione. Comunque veramente, anche perché fai molto Enterprise del passato, quindi perché dopo l'ho sentito anche in inglese, dice proprio Enterprise. Esatto, grazie Ismaele. Anche perché comunque, cioè, Picard non sa che esiste una serie che tratta di lui. Esatto. E c'è un episodio che si chiama L'Enterprise del passato, e questa è la cosa straordinaria. Sergio? Ma sai cos'è? E qui, secondo me, gli sceneggiatori hanno voluto fare un omaggio alle varie serie precedenti e poi hanno voluto fare anche un omaggio a Lower Decks, perché mi sembra quasi di vedere un attimo un cartone animato, un fumetto americano che è Deadpool, in cui il personaggio parla con gli altri personaggi e poi guarda anche verso il lettore e parla col lettore. Qui è come se Q avesse voluto dire: ehi, so che voi state guardando questa serie e voglio ringraziarvi per la fedeltà. E quindi gli strizzo un po' l'occhio, ma in maniera simpatica, non è come alcuni altri modi di strizzare l'occhio che abbiamo visto nel corso di altre serie, qui ci hanno buttato fuori proprio enorme lettere cubitali, questo è per te piccolo nerd. Questo è stato un modo molto più intelligente e molto più divertente. Io mi sono gasato a sentire le citazioni ai titoli degli episodi, alle vero. Situazioni. È stato bellissimo per me. Vero, no, ma concordo assolutamente. Simone, ma ti dobbiamo lasciare andare a mangiare o vuoi rimanere ancora? Chiedo. Io come vedi, no, io volevo chiudere a chiosa, sì. Volevo fare una domanda in questo caso qua tecnica, e penso che Max era quello che più di tutti è sul pezzo. Prima di salutarvi, ovviamente, di ringraziarvi tantissimo e seguirvi poi in tutti quanti i prossimi episodi, anche se tu sai che come youtuber i giorni sono sempre solo 7, quindi ogni tanto ci si accavalla e può capitare. La domanda è: l'astronave che sta comandando in questo caso Rios, o Rios se vogliamo, sì, essere un po' più anglofoni della terra, della lingua d'Albione, è la prima che ha quattro gondole di curvatura oppure no? No. Mi sono preparato per questa sera, ero pronto. La Stargazer originale aveva già quattro gondole. Questa vedi, mi mancava, vedete, ammetto, dove mi fermo, non lo sapevo. Purtroppo ci sono state diverse diatribe sul numero di gondole, ma la maggior parte delle navi avevano due gondole che erano poi appena visibili sopra. La Stargazer è stata una delle poche gondole, poche navi che avesse quattro gondole, ed era una sorta di prototipo anche lì. Poi i diagrammi, i diari, eccetera, raccontare un po' di dettagli, ma tutte le robe che sono state create dopo. Però era già con quattro gondole. Comunque è una nuova nave quella che hai visto, non è... Questa è una nuova Stargazer, infatti ha anche un numero di registro abbastanza bizzarro. Sì, che poi alla fine, se non sbaglio, è solamente l'8 davanti, hanno aggiunto l'8. L'8 davanti, esatto. Dopo... hanno aggiunto l'8 davanti invece di mettere il trattino lettera dietro. Sì, però così come... voglio ricordare sempre questa cosa, trattino lettera esclusivamente se la nave ha una storia importante alle spalle. Se no, se è una nave classica, se segue la numerazione. Perdonami, è stato il primo comando del capitano Picard che è subentrato al capitano Morente quando ancora era un ufficiale inferiore, ha preso il comando, quindi la Stargazer ha già una storia, per di più è stata presa dai Ferenghi che l'hanno riportata, eccetera, quindi si è guadagnata un nome importante. Non è come una Voyager che è andata nello spazio ed è stata rubata. Non è come un Enterprise del capitano Kirk che ha fatto come si dice, ha risolto il problema con la guerra dei Klingon, per esempio. Ha una storia molto più intensa la Stargazer. Sì,
vabbè, comunque lo dici tu, va bene, ok, hanno deciso però, così, quindi anche, avuto la il fatto che anche la navetta tipo la Galileo e le altre navette hanno anche sempre avuto il numero di registro e un trattino che però non è slash, è il dash, è il meno e il numero di unità della nave. Quindi per esempio 1701 meno 2 per dire la seconda navetta. Questa era come norma narrativa e norma di nomenclatura. Qui hanno voluto fare una cosa diversa. Poi ricordiamoci, potrebbe anche essere una regola di questa situazione temporale. Arriviamo, Kira. Vedremo come finirà alla fine della narrazione. Per cui, tempo al tempo. Simone, ti lasciamo andare a mangiare allora adesso. Grazie mille. E... grazie di essere passato, di essere stato dei nostri. Se dopo vuoi tornare, se siamo ancora qui. No, ti ringrazio, sono onesto. Poi divento il prezzemolino di turno, vi lascio le vostre cose come giusto che sia, ma con molto piacere, se dovesse ricapitare, ovviamente questa volta su invito, non su autoinvito come questa volta. Sono partito, questa era, è diventata una campagna mediatica. Cioè, ammetto, il mio autoinvito è stato verrò, neanche, cioè, non ho neanche chiesto con parsimonia. Quindi sono veramente autoinvitato, ma capite che la gioia di poterne parlare, di disquisire con voi di qualcosa che in seconda battuta comunque anche a me piace tantissimo, era necessaria. Quindi ho messo da parte un pochettino quello che era l'orgoglio, ho messo la versione un po' più peperina, un po' più sprizzante di Omotenashianime per, fra virgolette, autoinvitarmi da voi, insomma. Hai fatto bene a venire Simone, dai, buon appetito. Grazie di essere mille. Stato dei nostri. Ricordatevi, ciao, il canale di Simone Omotenashianime. Lanciamo nuovamente in chat il suo link che adesso, ok, iscrivetevi, attivate la campanella, controllate di attivare la campanella che è l'ultima opzione che c'è sotto proprio quando cliccate sulla campanella. Grazie mille Simone, buona serata. Grazie mille, buona serata a voi, un saluto. Lunga ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Allora, abbiamo una telefonata, però prima lancio la pubblicità e poi abbiamo Kira Neris. Allora, abbiamo un piccolo problema con la telefonata. Kira, prova a richiamare perché avevamo un rientro strano e quindi ho preferito un attimo riagganciare. Prova a richiamare e vediamo se poi si sente in modo corretto. Se no, ecco che sta provando a richiamare. Provo a... vediamo. Pronto? Vai, mi senti? Oh, eccola qui. Sì, adesso ti sentiamo benissimo. Ok. Ciao allora. Kira, come stai? Ciao ragazzi, io sto bene, questa sera ho chiamato perché avevo bisogno di esternare tutta la mia gioia e la mia soddisfazione per questa serie magnifica. Brava, così bisogna fare. Cioè veramente, io l'unica cosa che rimpiango è di non poter veramente passare l'entità del Sir Patrick Stewart in una componente sintetica per averlo forever a fare la parte del capitano Picard, perché veramente, tanto per cominciare bisogna ringraziare lui, perché se lui non avesse accettato tutto questo non sarebbe mai potuto accadere, quindi già sempiterna gratitudine. Quello che posso dire di questa serie è che ha veramente azzeccato tutto, nel senso che io sono dell'opinione che una serie di Star Trek per funzionare prima di tutto debba avere un equipaggio indovinato, e loro hanno indovinato, per come la vedo io, tutti i personaggi. È una serie di Star Trek in cui basta vedere un episodio, tu ti ricordi tutti i personaggi e perfino i nomi, cosa che invece ad esempio in Discovery, che per carità è un ottimo prodotto, fai fatica a ricordarti Michael Burnham e Saru, proprio perché... perché sono i protagonisti principali. Poi, vabbè, però, Michael Burnham, perché vedi non riesco neanche a dirlo ancora io. Dico, la Michela brucia prosciutto, esatto. Qui invece veramente sono riuscito a dare spessore ad ogni personaggio, come deve essere un equipaggio di Star Trek, e sono riusciti a legare un nuovo equipaggio così ben dettagliato, così ben costruito su un, chiamiamolo pure fanservice, ma chi se ne frega, cioè, sarà anche fanservice ragazzi, però
è fatto come deve essere fatto un fanservice, nel senso che ti dà una soddisfazione enorme e comunque non è tutto come dire buttato là, tutto ha un senso e tutto ha un perché, quindi è inserito in un contesto giusto. Il fatto che siano tornati nell'universo dello specchio è stata una sorpresa. Non è l'universo bellissima. Dello specchio, però. Non è l'universo dello specchio. Sì, vabbè, chiamiamolo universo dello specchio perché comunque ci assomiglia molto. ma sai, dopo si creano confusioni, quindi diciamo ci somiglia, che, ma non, diciamo non è che quello. È molto simile sì, all'universo loro dello specchio, più, quindi non è l'universo dello anche, specchio. Anche non li abbiamo situazioni... visti, ma noi sappiamo che c'è Picard. Sì, anche le situazioni in cui sì. Si trovano loro, no? L'imbarazzo di trovarsi a dover impersonare un qualcuno che non sono loro, sì, ma che, sono certo. che è cattivo, è un po' rispecchia a quello che era stato l'episodio, quello famoso, sì, sì, quello il primo, sì, no? Sì, il solito imbarazzo, la solita sorpresa, la solita improvvisazione che devono mettere in atto per passare per quello che non sono, vero, no? Vero, quindi lo ricorda molto. È comunque una trovata fantastica, così come il fatto che adesso la regina Borg è diventata in tutto e per tutto parte dell'equipaggio della Sirena, quindi sarà veramente però una fa roba, di quelle facce che non mi piacciono, una roba molto. Epocale, non mi piacciono molto le sue facce. Secondo me questa regina ha un modo di esteriorizzare i propri sentimenti forse anche fin troppo umana. Se ci ricordiamo com'era la prima regina, era molto più aliena, era molto più aveva questo aspetto, sì, aveva questo aspetto che aveva poco di umano, era proprio inquietante. Sì. Questa invece ha delle espressioni un pochino più umane. Alice Craige, intendi? Sì, esatto, l'Alice Craige. L'Alice Craige aveva questo aspetto proprio quasi faceva quasi impressione. Questa invece ha delle espressioni un pochino più riconoscibili rispetto all'altra, però va benissimo. Niente, sono entusiasta. Secondo te la stagione tutti, sono fantastici. La stagione secondo te tiene del tiro per tutte e 10 le puntate? Io credo di sì, perché secondo me loro sanno dove andare a parare. Secondo me il grosso problema delle serie TV in generale è quello in cui accade il grosso problema accade nel momento in cui si parte con un'idea però non si sa dove si vuole andare a parare. Tipico esempio Lost. Sì. Lost era partito con un'idea fantastica, ha avuto un successo enorme, avevano messo molta carne al fuoco inserendo tantissime soluzioni che poi avrebbero portato al finale, ma non avevano idea di come concluderla, infatti l'hanno conclusa in maniera oscena. Invece no, perché secondo me loro hanno già tutta la struttura davanti, loro sanno già quello che faranno in questa serie, sanno già come concluderla e sanno già come sarà la terza e come la concluderanno, hanno già tutto predisposto, per cui non possono sbagliare, per come la vedo io non possono fallire. Sono veramente entusiasta, sono grata e niente, spero che questo tipo show prodotto, venga sì. Riproposto anche per altre serie. Io sogno che facciano, hanno fatto Picard, sogno che facciano Cisco. Ah, ok, va bene. Cisco, sì. Vedremo. Poi tra le altre cose, dopo volevo parlare anche di questa cosa qui in diretta. Viene nominato Cisco, vediamo anche sì? il manufatto di Bajor che lui va a rompere sul tavolo di Picard nel primo episodio. Non è che magari sì? ci salti fuori Cisco da qualche parte. Ah, chi lo sa. Anche io perché spero. Dicevamo prima di andare in live che Sergio non ricordava la cosa. Cisco è nel 2024 in due episodi di Star Trek Deep Space Nine, quando si ritrova negli asili distrettuali. Certo. Che Picard lo incontri sarebbe una cosa. Vedremo. Dai Kira, grazie per averci sono chiamato. Sono molto contenta. No, grazie a voi tutta la compagnia che mi fate. Io mi un auguro abbraccio che grande. Ci chiami anche per le prossime puntate. Che va bene. Ti aspettiamo. Ciao Kira. Ciao Kira. Ciao ragazzi, buona serata. Buona serata, ciao. Ciao Neris.
Allora, visto che abbiamo parlato del ha fatto questa contrapposizione con l'universo specchio e comunque sappiamo che non è l'universo specchio, sentiamo proprio quello che il capitano Picard dice riguardo alla linea temporale nella quale si trovano. Ma suggerisce che potrebbe esserci una divergenza nel tempo. Il tempo. È ovvio, certo. È così che ha agito. Di fatto questa non è un'altra realtà. Questa è la nostra realtà. È tornato indietro nel tempo e ha cambiato il presente. Questa è la nostra realtà, è tornato indietro nel tempo e ha cambiato il presente. In più, la regina Borg aggiunge il fatto che devono aiutare un osservatore. Chi è, ragazzi, secondo voi, questo osservatore? E lo chiedo anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, che Picard dovrà aiutare. Dubito, visto che abbiamo già visto il trailer, sarà, dubito sia Brent Spiner, quindi uno dei Shung, anzi secondo me quello sarà uno degli antagonisti. Ismaele? Volevo approfittarne di questo per leggere un paio di commenti che sono arrivati. Allora, abbiamo, aspettate che devo riaprire l'altra schermata, se no non riesco a leggere. Abbiamo 7 di 9 che ci chiede: che cos'è un osservatore secondo voi? Un osservatore cioè letteralmente uno che osserva, quindi un'entità, una persona che, diciamo, come in questo caso, è consapevole di ciò che è cambiato all'interno della realtà. E qui questa cosa mi ha ricordato, mi ha dato un po' un rimando a una teoria della fisica quantistica. Ora non voglio andare troppo nel difficile, ma dei cervelli di Boltzmann, cioè dove sostanzialmente, secondo questa teoria, ci sarebbero delle persone consapevoli all'interno dell'universo, persone o comunque entità proprio dell'universo intero, quindi di tutto il funzionamento ed esteso anche al tempo. Quindi mi ha ricordato un po' questa teoria di fatto, per cui appunto un osservatore è un po' l'osservatore della Marvel. Non lo so se avete presente il tizio pelato con la tunica che si è visto in What If. C'è un'entità che appunto dovrebbe regolare l'universo, in questo caso il tempo. Watu. Tipo Fringe, quell'osservatore che osservava anche, non so se avete visto la serie di Fringe, sempre di J.J. Abrams. No. Gli osservatori erano comunque osservavano i cambiamenti temporali, anche i salti dei vari universi. Però voi che adesso io vado un attimo a agganciarmi a quello che si era visto nei trailer, cioè mi vengono un attimo dei flash. Osservatore, abbiamo visto che nel trailer c'è un vulcaniano che fa una fusione mentale. Non è magari qualche vulcaniano che è sulla Terra per cercare di aiutare gli terrestri ad evolversi e non so, viene ucciso, succede qualcosa, me la sto lanciando così. Ma nel frattempo rispondo a Daria Quercia. Ciao Daria, buonasera. Buonasera Daria, come stai? Buonasera, benissimo, bellissima puntata, ricca, assolutamente, complimenti. Vabbè, ah, ma stai dicendo a noi o la puntata di Picard? La vostra e quella di Picard. Ah, grazie vale mille. Per tutti e due. Grazie mille. Io intendevo la puntata di Picard, assolutamente una grande puntata. Penso che siamo tutti d'accordo che siano due episodi, uno più bello dell'altro. Sì, insomma, sì. Stiamo vedendo finalmente delle cose, insomma, paragonabili alle migliori cose viste di Star Trek fatte finora, insomma, che è una cosa molto appagante, vero, si può dire, vero. Così, finalmente dell'ottima scrittura, dell'ottimo recitazione in questo episodio, poi si aggiungono secondo me dei picchi veramente quasi da teatro shakespeariano, proprio quando si ritrovano che devono fare finta, capire cosa sono, fare finta di essere cattivi,
Patrick Stewart è, vabbè, sì, la scena in cui arriva Patrick Stewart a urlare l'ho ordinato io, una roba, sì, cioè, ce n'è una dietro l'altra con, col picco della scena nella sala con la regina Borg, i faseri, i giochi di sguardi, insomma, vabbè, cioè, non l'ho visto due volte soltanto, lo guarderò una terza in italiano, non ho ancora avuto tempo, ma insomma l'avrei visto una quarta, una quinta, boh, cioè, quante volte volete, cioè, è veramente uno spasso, se si può dire, ecco. Dai, hai qualche teoria riguardo i prossimi episodi? Guarda, sono talmente bravi a scrivere che devo dire che sono lì che aspetto che mi stupiscano, non mi faccio grosse aspettative. L'unica cosa che mi sembrava di avere praticamente dato per scontato, però magari è un'idea mia, che questo watcher, questo osservatore che gli aiuterà a Los Angeles, essendo a Los Angeles Guinan, magari è lei nel passato, ecco. Però magari qualcun altro e non c'entra nulla, quindi boh, vedremo, insomma, se ci saranno molte sorprese in questa serie, questo mi è stato assicurato, è stato assicurato anche che il livello dovrebbe rimanere questo. Bene, tutta la da Uccellini, che avete già capito di chi sto parlando. Sì, sì, sì. Okay. De gente che ha già letto i testi fino alla fine, almeno anche se non ha visto gli episodi, perché non li ho fatto vedere. Vabbè, in ogni modo. Ha già letto, è già bello che abbia letto. Devo tradurre, e quindi ovvio, no? Vabbè, insomma, le piccole talpe, ma no, niente, insomma, no, ovviamente non chiedo neanche anticipazioni, perché non lo potrebbe fare, quindi ma non le vogliamo neanche avere, e soprattutto non mi voglio rovinare, esatto, no, ma soprattutto non mi voglio rovinare la sorpresa, visto che il livello è così alto, almeno, esatto, bravo, esatto, bravo. No, infatti, assolutamente, e quindi vabbè, insomma, contenti, almeno insomma, bene, ci distraiamo su della buona fiction. Guarda, io non vedo l'ora settimane che ci sia in onda solamente Picard, che finisca Discovery. No, è bruttissima, non ce la faccio più, non vedo l'ora che finisca. Sì, è una sofferenza Discovery. Ho paura che la prossima puntata sarà una chiusura banalissima che distrugge le altre 5 puntate precedenti. Io pensavo che Peggio del Grande Fuoco non potessero fare, ma questa ripresa di febbraio di Discovery, devo dire che non stanno proprio raschiando il fondo del barile. O ci stupiranno, o se chiudono veramente, perché una delle teorie che gira è Book parlerà con questi tramite la telepatia, se la chiudono così. Ma davvero? Ma no, ma per favore. Se la chiudono così, sarà veramente uno scempio. Cioè, per tutte le puntate precedenti vuol dire che, cioè, bastava prendere un betazoide, portarlo, la mitica hanno raggiunto dei picchi di banalità negli ultimi episodi, che devo dire che ci possono anche arrivare. Cioè, allora, il fattore di come hanno costruito adesso il fatto di comunicare, stupendo, mi è piaciuto nell'episodio, sì, quello delle poche cose che si ma stanno, se lo distruggono con una cosa di questo tipo, no. No. Vabbè, e lì qua siamo stupiteci dal punto di vista più positivo possibile di Picard, dall'altra parte su Discovery. Sì, sì, sì. Vabbè, ma basterebbe che tengano la linea dell'episodio 11. Se tengono quella linea, no, lì, è davvero un peccato, perché come diceva anche Sergio in altre puntate, in altre live, l'inizio della questa quarta stagione non era male. Sì, sì, vero. Aveva dei buoni incipit, assolutamente. E per la ripresa a febbraio, ragazzi, una disfatta totale. Proprio Caporetto, cioè proprio Caporetto. Purtroppo, la scrittura, proprio non so, cioè, vabbè, proprio se tu ti metti lì, tiri giù, scrivi i dialoghi che hanno scritto, cioè. È imbarazzante, è veramente imbarazzante. Sì, non sì, più... sì, vero. Concordo. Soprattutto magari quando ti, non solo in contemporanea ti esce un prodotto di questo livello, che vabbè, ma magari uno, non so, nella vita guarda anche qualcos'altro, guarda un'altra serie, sta leggendo un libro. Per agganciarmi al bellissimo intervento che ha fatto Simone, esatto, che addirittura ha fatto un bellissimo parallelo con Dune, che è un'opera, insomma, è Tolkien della fantascienza, quindi stiamo parlando di altissima letteratura, sto leggendo il secondo libro di Dune, insomma, e non, cioè, poi guardo un episodio di Discovery, capite che un minimo di...
cioè, è la delusione, ti vuoi fare del male da solo, pochino ti scende la catena, ma è colpa nostra, è tutta colpa nostra, ci siamo dimenticati delle parole di Kurtzman. Kurtzman disse: Star Trek Discovery è la palestra dove fare allenare i futuri sceneggiatori, e anche io ci sono cascato come un pisquano, mi aspettavo troppo. Sì, ma hanno fatto scrivere quelli sbagliati, soprattutto negli ultimi episodi, direi. Un disastro, gli ultimi episodi, un disastro. Ne volevano fare. Ma per carità, io a Discovery gli voglio bene, la guarderò fino all'ultimo, guarderò la quinta stagione quando uscirà, come tutti i buoni fedeli tracker. Non lo dico più, perché tutti gli anni dico mi non auguro. Lo dici, non lo dire tanto, ecco. Ce la tiriamo. Ecco, non dico più niente. Ecco. Dai, Daria, va bene, grazie dai. Per ragazzi, averci chiamato. Ma niente, grazie a voi della compagnia. L'ultima cosa, Daria. Aspetta, sì, Daria, che c'è Sergio che ti deve dire una cosa. Vai. Ultima domanda, dai. Un nome, chi potrebbe essere per te l'osservatore? Gainan. No, ok, grazie. Sei pro Gainan. Sì. Sei perfetto. Quindi non è secondo te uno che potrebbe lavorare alle mie spalle, vero? Uno a tipo quello che sta... Giardiniere? Io, il giardiniere congelato. Ah, sì, perché tu hai quella teoria che hai visto nel 3. Potrebbe darsi, Sergio, potresti averla azzeccata. Oddio, nel 2024 però c'era già... Beh, magari una ragazza, sì. Forse e aveva già 80 anni? Qualche altro antenato. Aveva 80 anni e lavorava ancora come giardiniere. Ma secondo me serve qualcuno che ha comunque un qualcosa di ultra... è un elauriano anche lui? No, è nato su Marte, nel 2260. Ah, ok, quindi si sa questa cosa. Ma non è che magari si è fatto passare per marziano e no? Bravo. Dopo la storia nella serie classica c'è anche quella storia con quella persona estremamente longeva, quindi tutto può essere, insomma, vediamo. E ricordiamoci che lo stesso attore ha recitato anche Il mio amico marziano, in cui era un alieno con di poteri super lunghi. Su internet ho visto addirittura delle teorie su Gary Seven o roba del genere, insomma. Ci sta anche lui, ci starebbe anche lui. Qui su teorie, se volete, possiamo passarci la serata, però. Visto siamo sempre continuamente piacevolmente stupiti da questo nuovo Picard, mi faccio volentieri stupire. Apro solo una piccolissima parentesi sulla scena dei teschi, che io sono rimasta veramente scioccata positivamente, cioè, i brividi del genere non me ne venivano, non so, dal giorno in cui stavo in sala a vedere la dissoluzione di Vulcano nel 2009 con J.J. Abrams, roba del genere, cioè, insomma, non veramente. Sì, poi agghiacciante il fatto che abbiano nominato benissimo tutte le persone, che tutti i personaggi che conosciamo, a parte essere partito da Gul Dukat, che esatto, già lì ero già a posto, ma poi Gul Dukat, scoprire che Picard è nel corpo sintetico in quel lasso temporale grazie a lui, quindi era uno scienziato in questo ma potrebbe anche che fossero guerrieri, ma che fossero talmente aggressivi gli umani che erano andati direttamente su Cardassia a ucciderli, cioè, se consideri che anche con Sarek lo dicono proprio, erano all'Accademia delle Scienze di Vulcano, erano decapitati in mezzo a tanta gente nella folla, c'erano pure Amanda e il figlio di Sarek, che poteva non necessariamente essere Spock, perché ha avuto anche altri figli, però molto probabile che si riferissero a Spock. Ma quindi adesso abbiamo nominato Sarek, Amanda e il figlio di Spock, e in questa figlio di Sarek in questa realtà Burnham dove si trova? Ma secondo me non è già morta esistita, teoricamente, dovrebbe essere già morta, umana. In questa realtà un'umana che viene adottata da una coppia di vulcaniani è assolutamente impossibile, esatto. Cioè proprio non può esistere, tra le altre se cose, Dio vuole, quindi scongiuriamo qualunque tipo di problema. Visto che stiamo parlando dei personaggi all'interno di un display, mi pare quando sono al 7 di 9 nel suo ufficio, c'è pure il nome di Tasha Yar sul display.
Addirittura, sì, sì. Che si è guardato i frame dei tassi, adesso ci arriverò anche a guardarmi i frame di quei momenti. Ho visto li ho trovati sul web, non sono così. No, beh, sì. però... anch'io guardo su Facebook gente che si guarda esatti i frame. Un'altra citazione che ho notato sul web è l'arma di distruzione di massa che utilizzano su Vulcano è la stessa che utilizzano sul pianeta di Neelix in Voyager, la cascata meteorica, una roba del genere. Sì, cioè per dire, cioè, se uno si vuole divertire su citazionismo, che brutta razza spietata che siamo diventati. Sì. Però per dire, questo è citazionismo sano, fatto bene, dentro una storia che ha un senso, non citazionismo puro a se stesso, quindi ben venga, cioè se tu non lo conosci, pace, ti sei visto un bellissimo episodio di fantascienza. Se uno ha dei riferimenti, perché si è visto tutti gli episodi, tutte le serie di Star Trek prima, è ancora più contento, no? È la cosa migliore. Allora, e tra l'altro Ezio Boscani mi ha mandato, eccola qua, la schermata su WhatsApp, devo andare a vedere WhatsApp perché ci sono mille messaggi. Ma mandato, mandato una io. La schermata, eccolo qua, colonnello Tashayar, generale Miles O'Brien addirittura, e Fleet Commander Tuvok. Quindi, fantastico, sì, quindi sono tutti lì. Cioè... È veramente curata all'inverosimile questa. Fantastico. Vabbè, lì che ci hanno messo a lavorare si è divertito come un matto. Sì, sì, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Mi sa che Sergio ci avrebbe dato un braccino a fare sto lavoro, di fare tutte cose. Non ho indovinato. Ma guarda, io avrei fatto in maniera diversa la scena dei teschi, meno ossa, più cartilagini. Qui ci arriviamo. Ah. Mummificati, quindi sì, perché così hanno fatto troppo struttura ossea con qualcosa che cambia da persona a persona. Cioè, se mi dici che i cardassiani hanno il cucchiaino davanti e mi dici che fa parte della struttura ossea, io ti dico no, quella è struttura cartilaginea e quindi si smontava, si scioglieva, diciamo, con la mummificazione, sì, eccetera. Idem per quanto riguarda i Klingon. Troppo pidaria, digli che è troppo pignolo, dai. è troppo tecnico. È troppo tecnico, dai, vabbè, non ha tutti i torti, però ci sta anche che sia proprio una roba ossea, magari proprio per cardassiano, vabbè, insomma, qui andiamo in exobiologia, se volete. No, lì mi perdo. Lasciamo stare. Ti invito, se vuoi, al gruppo di exobiologia che ho creato tanti anni fa. Addirittura, immagino. Dai Daria, aiuto, ti tolgo da questo imbarazzo. Ragazzi, buona serata, grazie per la compagnia. Ciao, grazie Daria. A te per aver chiamato, ciao. Lancio un piccolo blocco pubblicitario, poi... Sono incredibile perché sono io il regista e mentre stavo parlando mi sono autolanciato la pubblicità. Manco. Ma noi ti vogliamo bene per questo. Bellissima cosa. Allora vado a vedere prima i messaggi WhatsApp, poi andiamo a leggere magari qualche messaggio sulla chat. Roberto Politi ci ha mandato uno Spock, il busto di Spock, eccolo qua. Voilà, guardalo qua, che bello. Con dietro anche un piatto stile Borg, bellissimo. Inceneratore Borg? Esattamente, esatto, bravo Antonio. Torno un attimo qui, vado a fare l'interscambio. Piero la Greca ci ha mandato, vabbè, la classica fotografia dove ci sta guardando, eccolo qua. Porta via tutto, secondo me, ecco perché la moglie ce l'ha su con lui, gli porta via il cellulare, gli porta via il computer, gli porta via il tablet. È per quello, Piero, che tua moglie non vuole che guardi le nostre dirette. Poi vendo macchina del tempo, possibilità di consegna anche ieri, bellissima. Andrea chi, ma che nome era della firma? Andrea Michielot, mi sembra, aspetta che ingrandisco. Michielotto. Ma Michielotto, ok, grazie. I am la cat use of Borg. Che è un gatto Borg. Bellissima. Bellissima. Grazie mille per averci mandato queste chicche, Piero. Vado a vedere anche altri messaggi veloci. Ismaele mi ha mandato, eccola qui. Vai, Ismaele, se vuoi commentarla, tua.
Allora, discorso struttura ossea, discorso modelli. Beh, qui abbiamo appunto l'immagine dal creatore, appunto di questi di fatto modelli 3D, no? Che vediamo appunto appesi, e dà una spiegazione comunque plausibile in realtà, perché dice, come vedete, questo è lo scheletro del così di un Ferenghi, e qualcuno si è lamentato per le ossa delle orecchie, e dice una scelta creativa per essere sicuri che riconosceste lo scheletro del Ferenghi. Quindi stessa cosa vale per il Cardassiano, stavo per dire Bigioriano. Poi dice seconda cosa il concetto del fatto che bisogna fare per forza il reverse engineering della scelta biologica, e dice tecnicamente è cartilagine quella delle orecchie come gli umani, e quindi non osso, però grazie al fatto, sto traducendo in live, scusatemi, alla poderosità, alla maestosità dell'orecchia di un Ferenghi, questa cartilagine ha più calcio e cellule specializzate della cartilagine umana, quindi è per quello che la vedete. Cioè lui dà come spiegazione la differenza composizione di cartilagine umana, e ci può stare, anche se sappiamo che comunque il primo motivo è puramente estetico per farci capire che è un Ferenghi. Però questa cosa, Sergio, ne converrai con me, tu che sei così attento ai dettagli nerd, forse più di me, che è bello avere questa possibilità, cioè avere il team creativo che sui social e non solo riesce a snocciolare, dare specifiche, cioè ti rende proprio 100 volte più partecipe. Non è più una cosa che guardi plain, ma è veramente una possibilità di anche esprimere proprio le proprie opinioni. Quindi nulla, abbiamo... Anzi, è bello vedere che c'è una risposta dal team creativo. In questo caso lui ha giustamente dato una risposta che è perfetta, perché dice c'è una calcificazione della cartilagine, e non è una cosa così anomala. Già anche nella nostra vita normale abbiamo delle patologie con un basso grado di infiammazione che poi danno un deposito, come ha detto lui, di calcio. Però almeno lui l'ha spiegato, non ha detto no è così perché ve l'ho detto io. Ok, non è una spiegazione, è un sigaro olografico, non rompetemi le palle. Esatto. Non è abbiamo creato questi Klingon perché ci piace di più. Ma ti dice, guarda, è un processo di infiammazione lenta. Antonio, tu che non parli mai in questo momento, la vitamina D, il paracomone, non mi interessa, non mi piace, fa pure impressione. Allora vado su un'altra immagine nel frattempo che ci è arrivata da WhatsApp. È un meme creato da qualcuno che però non mi ha lasciato, a meno che sia ancora Tagliaferri, non lo so, da Joy Cuspide. Ah, Joy Cuspide, grazie mille. Si vola, sì, nel cestino della spazzatura. Bellissima questa. Ottima. È stupenda. Ma che cattiveria. Io l'avrei fatta diversa. Si vola, sì, e poi si tira lo sciacquone. Vabbè, dai. No dai, poveri. Michele Bettinaglio, bella! Michele Bettinaglio ci manda questa bellissima fotografia di questa Queen, wow. Borg in versione. Bellissima. Esatto, bella. Ah, c'è pure il cubo Borg dalla finestra, bellissima. Sì, come diverse stampe del Settecento che riportano quello che per molti è un UFO. E tu vedi la Madonna con bambino e... oggetto del nostro. Ma Sgarbi ti dice che non è un UFO. Oh, non è un UFO, cazzo. No, ma infatti. Anche a proposito di Borg. UFO, A proposito di Borg, vogliamo parlare del Guardia Marina 7 di Novela, che ecco, si chiama. Sì, adesso volevo arrivare anche lì, Sergio. Volevo far vedere ancora due fotografie ancora di Michele. Una è questa qui che ci ricorda che il capitano Sisko si trova anche lui nel 2024 nei due episodi di Star Trek Deep Space Nine, esattamente. E qui abbiamo il Archer con il suo Portos in versione, non so se sia un action, sì, è un action figure. E sì, poi ci ha mandato anche lui ancora Teschi. Poi ci ha mandato anche lui Teschi, quindi ad Antonio non mordono, dai.
Allora, e chi te lo dice? Antonio ha aperto una piccola parentesi. Antonio, cosa è successo nel mentre stavi guardando l'episodio, il secondo episodio di proprio di Star Trek Picard? Sì, è successo che quando la regina Borg ha visto 7 di 9 o Annika, l'ha riconosciuta come guardia marina Annika, ma noi sappiamo che in Voyager, c'è stato spiegato che 7 di 9 era stata assimilata ai Borg quando era bambina, quindi non poteva essere una guardia marina. Però poi Claudio ha scoperto una cosa, vero Claudio? Esatto, quindi dopo lui mi ha contato, no, ma io non ci ho fatto caso, perché in questa scena viene detta nel momento in cui la regina Borg si palesa a 7 di 9, lei rimane un po' sconvolta e gli viene detta un'immatrice terziaria del settore 001, eccetera, eccetera, non mi ricordo bene le parole, e poi aggiunge proprio le parole che ha detto Antonio. Proprio e dice guardia marina, e io che ho detto o è un errore di doppiaggio o boh, essendo collegata in altri universi la regina Borg è stata assimilata in un altro momento, magari 7 di 9 in un altro universo. Andiamo a vedere questa scena. Ovvio, l'avete strappata dal suo corpo e infilata in un tubo. Guardia Marina Annika assimilata 2350, disconnessa dall'assimilazione, ma tu... Disconnessa. Che cosa è successo? Vuoi dirlo tu, Antonio? Allora, è successo che Guardia Marina in inglese, come sappiamo, si dice Ensign, no? E quindi è uguale al cognome di Annika, Ensign, e quindi c'è stato questo errore di traduzione. Ensign, Guardia Marina è stato tradotto come Ensign, cognome di Annika. E quindi c'è stato un piccolo errore di doppiaggio, sì, purtroppo. Sì, doppiaggio di traduzione magari pure. Chissà, secondo me è il come si dice... orca miseria, pensavo di aver inserito, dovrei averla l'immagine, ma devo ricaricare tutte le immagini adesso, un attimo che ragazzi guardatevi Antonio nel frattempo com'è intanto bello, intanto leggo, grazie, leggo la barba stasera. Anzi, ti metto i commenti a schermo così li puoi lanciare, vai. Esatto, leggo un attimo un paio di commenti che mi ero ancora appinnato. Mi è piaciuto questo commento di Roberto Politi che dice: ad un altro livello di lettura, appunto parlando di questo viaggio temporale e del ritorno al 2024, per noi spettatori Star Trek ci spiega come la specie umana sia ancora in tempo, anche se per poco, di scegliere la direzione da prendere. Sì, in effetti è un buon... è un buon punto di vista, ecco. Vero, ma sì. Ha ragione, anche perché era una cosa che di cui volevo anche trattare, poi ovviamente entriamo sempre in altri argomenti. E infatti Q dice a Picard, in questo mondo non siete riusciti a salvare la Terra, è attaccata a un respiratore. Mentre nell'altro, dove tu hai vissuto, Picard, gli esseri umani, cioè siete riusciti a salvare la Terra, ed è un chiaro riferimento, una metafora, perché comunque hanno sempre detto che avrebbero fatto metafore su quel che stiamo vivendo noi, è un chiaro riferimento proprio ai cambiamenti climatici che ci stanno che stiamo assistendo. Quindi era Roberto Politi, giusto? Roberto, esatto. Politi, sì. Bravo Roberto, hai preso in pieno il discorso. Vai Ismaele. Appunto, per concludere, no, volevo fare una domanda, ma la faccio dopo Ismaele. Ok, vai. Ok. Nulla, sì, Claudio, sul discorso del clima hai dato un ottimo spunto di riflessione, perché non so da voi, ma qui da me più o meno a grandi linee, a parte una pioggerina di oggi, poi non so se stia piovendo o meno, no. È dall'8 dicembre che non piove. Preoccupante. Quindi qua a Bergamo, Claudio, non è che sì, non piove, appunto. Quindi ecco, io userei veramente questa cosa e questo esempio, questo messaggio per riflettere un attimino sulla cosa e sperare, cominciare nel nostro piccolo a fare delle piccole azioni, diciamo, per cercare di salvare il salvabile. Comunque, grazie a Star Trek che ancora una volta ci fa riflettere sulle tematiche attuali.
Altri commenti? Poi abbiamo, qui abbiamo dei, appunto, Joy Cuspide che ci dice: secondo me l'osservatore Gainan, ni, perché secondo me è troppo scontato. Ora non ho dei riferimenti a livello di date, quindi chiedo scusa, potrei tranquillamente dire una castroneria, piuttosto dopo verifichiamo, ma negli anni 60 più o meno c'era la nonna di T'Pol sulla Terra, ma l'abbiamo visto in Enterprise. Quindi... sì, non mi ricordo, boh, non lo so. Allora, Gainan, secondo me, Ismaele ci sarà. No, ci sarà. Però, sì, però dubito sia l'osservatore. Esatto, come osservatore è troppo cioè, è scontato, sarebbe, secondo me, sarebbe veramente banale. È qualche vulcaniano, se fosse... Però secondo me Dalia Quercia aveva ragione nel fatto che poteva essere quei viaggiatori temporali alla Gary Seven. Che abbiamo visto nella top. Anche esattamente qualcuno che ha la stessa mission dei viaggiatori temporali, magari non sono viaggiatori temporali, ma sono i vulcaniani che controllano che sulla Terra non succeda qualche disastro e ci osservano. Potrebbe essere anche questa un'idea. Sì. Prosegui, Ismaele. E poi devo tornare alla chat normale perché ho finito quelli che mi ero, okay, mi ero pinnato. E, ecco, Piero ci dice: salviamo le megattere. Vero, giusto. È un bellissimo riferimento. Allora, nel frattempo, allora, andiamo a riagganciarci al discorso del doppiaggio. Quello che viene detto in inglese è questo: Anson Annika, assimilata nel 2350. Effettivamente, come diceva Antonio, Guardia Marina in inglese si dice Anson. È un po' senza l'H, Anson. Ho detto giusto, Sergio? Io... sì. Dillo Anson, tu. Sì. Anson. No, è giusto. Anson. Ok, Anson. Quindi lì c'è una... un errore nel doppiaggio, e quindi hanno detto Guardia Marina, hanno tradotto Ensign, il cognome di Annika, come Guardia Marina, che è un tra virgolette, cioè è un errore, perché come diceva prima Antonio, Annika è stata assimilata da bambina, quindi non era un Guardia Marina. Ci sta, dai, gli errori fanno parte del corso della storia. Guarda, onestamente adesso andrò a cercare anch'io il testo originale, perché c'è da dire che guarda che è lì, tutta la frase, ecco, guardate, Anson Annika Assimilated 2350, quello è quello. Dove? È lì. Vai avanti, non è che ti dice Brunta. Anche Pretty Master Chef, no, qualcosa no, Pretty Master Chef. Non c'è Bastianic, non c'entra Master Chef. No, perché a me risulta che in altre cose, quindi un po' come dire la non ufficiale, come si chiama? La wiki non ufficiale di Star Trek parla di 7 di 9 come il grado più basso, appena sotto il Guardia Marina, che è quello che aveva anche O'Brien, quindi Petty Master. Okay, però, Sergio, la frase è questa. Non c'è scritto sì. Guardia Marina, c'è scritto il cognome, però in italiano è stato detto. Sì, no, ma Hansen senza dubbio non c'entra. Abbiamo una telefonata, pronti? Pronto, buonasera. Buonasera. Oh, dottore. Ciao. Buonasera. Innanzitutto vi telefono per darvi uno scoop. Fondamentalmente l'osservatore misterioso, so chi è e ve lo posso dire tranquillamente. Sei tu? No. No. Allora, oggi pomeriggio per combinazione ho visto il mio carissimo amico psichiatra, molto bravo, e gli ho parlato e allora ha detto: vabbè, il 2024 è fra 2 anni, appena arriva sulla Terra lo cerchiamo e gli facciamo una consulenza, così vediamo un pochino cosa gli è capitato. Esatto, e anche perché poi questo rapporto amore oggi fra Gianluca è oggetto di profonde considerazioni, perché nella vita reale lui ha dei casi clinici simili. Poi lui è anche uno psicoterapeuta di coppia, mi racconta di situazioni del tipo che una donna vuole essere frustata, il partner si rifiuta, ma lì entriamo proprio Raiza, Hard, e vabbè, un'altra tutta una...
Là è tutta un'altra storia. No, a parte gli scherzi, mi farebbe piacere farvi conoscere questo mio amico. Sapete perché? È una psicoterapeuta brava e non voglio sembrare che parlo di altro. E lui effettivamente... sempre citazioni su varie problematiche, ansia, attacchi di panico, problemi di tutti i tipi, megalomanie, eccetera, facendo riferimenti con scene cinematografiche e televisive. Mm. E infatti lui mi ha fatto una perizia psichiatrica di Spock, di Kirk, di Koenig, di Spazio 1999, di Straker e di altri. Mi farebbe piacere convincerlo, perché non so se conosce Picard, perché di Star Trek lui è rimasto alla serie classica, credo, ma mi farebbe piacere fargli vedere Picard proprio per uno studio scientifico, proprio dalla personalità di Picard, di Q, di 7 di 9. E poi una cosa che mi piacerebbe veramente tanto tanto, che lui è di scuola junghiana, l'inconscio collettivo, no? Mi farebbe piacere sentire il suo parere sulla mente collettiva dei Borg, cioè questa è una cioè non lo so, è una cosa che mi farebbe veramente piacere dirgli. Lo faresti impazzire perché... però se deve analizzare i Borg. Sì, perché ma quindi tu lo vuoi torturare? No, analizzare una mente collettiva non è il massimo. No, lo so, però lui effettivamente, ripeto, già per esempio ha psicanalizzato Viger e tutto sommato è sopravvissuto. Poi vabbè, allora. Beh, scusami, psicanalizzato Viger. Sì. Dimmi. Solo legato alla corrente freudiana. Gli altri magari sono collegati alla corrente freudiana e junghiana, siamo nei casini. No, ma lui in realtà ormai queste questioni storiografiche fanno parte del passato, perché la psicologia e la psichiatria scientifica hanno fatto molti e molti passi avanti. Infatti non tutto quello che diceva Freud è da lì in poi, cioè alcune cose sono vere, altre invece si è visto che non è così. Comunque è bello questo fatto che magari lui riesce, se gli faccio vedere Jean-Luc Picard, lui ti sa fare proprio il profilo psicologico. Se lui vedesse tutti gli episodi di Star Trek dal primo fino ad adesso, saprebbe fare proprio la storia della personalità di Jean-Luc, saprebbe dire in modo scientifico perché ha fatto delle scelte, perché si è comportato in questo modo. E sarebbe interessante, secondo me, fargli vedere proprio, fargli studiare il rapporto tra Q e Jean-Luc, perché a parte che per gli argomenti toccati in Star Trek Picard, a parte il fatto che veramente stiamo arrivando in queste dirette ad un livello proprio di partecipazione tra telefonate e commenti, congresso di medicina, cioè una videoconferenza di 3 giorni, perché secondo me per esaurire in maniera esaustiva tutte le che si stanno verificando, no? In Discovery, in Picard, eccetera, cioè, ci vorrebbero 3-4 sì, ci vorrebbero 3-4 giorni di congresso con sessioni mattutine e pomeridiane, tipo sessione 1 Q e Picard amore e odio, sessione 2 ma Burnham insomma risolve sempre le rotture di le rotture dell'universo. Che ne so, sessione boh, ma che si potrebbe fare? Si potrebbe chiedere bello ai ragazzi dello Stick se alla prossima convention possono dedicare una sala a fare un tipo di riunione per chi lo volesse seguire con questo tipo di argomento. La mia sarebbe paura bello, però, sarebbe che una volta che noi entriamo, perché io entro di sicuro, possano chiudere la chiave e buttarla via. Certo, ogni cosa indubbiamente ha dei rischi. Comunque effettivamente che dire, tutto quello che avete detto condivido, quello che è stato detto anche negli interventi telefonici precedenti, cioè a parte che ci stiamo veramente divertendo, ci stiamo togliendo la depressione guardando Picard, e quindi insomma, no. E poi anche questo lato oscuro di Jean-Luc, il general Picard, massacratore di Borg, quasi una specie di... Anzi, ci avete fatto caso che la scena in cui ci stanno quegli stendardi, no? Sì. Finale dell'episodio, a me ha ricordato
molto tipo le adunate naziste a Norimberga. Sì. Mi ha ricordato sia quello e mi ha ricordato ancora, anche col fatto della folla che urlava, il primo, il secondo e il penultimo e ultimo episodio di The Next Generation, quando Q lo porta nel tribunale, dove ci sono tutti gli umani che urlano. Vero. Seppur il contesto è diverso in questo caso, perché comunque lì non sono contro Picard, anzi lì lo incitano a uccidere, quindi è diversa la situazione. Beh, la mimica di Stewart, sì. Vai. No, prego. La mimica di Stewart, soprattutto quando parla con i soldati, quindi contra Annika, vabbè, 7 di 9 e Lenore lì, come si chiama? Lenore è la morbidente. Esatto. Ecco, quando incontra loro, che dice chi ha dato l'ordine e lui abbaia, sono stato io, eccetera. Poi vedi che le altre interazioni con i subordinati, quindi con la truppaglia, è tutto molto modello mussoliniano, nel senso ordini perentori secchi eccetera, e loro scattano, corrono, quindi si è molto informato, cioè, ha guardato molto i documentari per ripetere esattamente quei movimenti. È proprio quella scena dove lui che noi non vediamo, però comunque è seduto al computer, lì si informa praticamente di tutto quello che ha fatto. Vediamo solamente un piccolo stralcio, diciamo, di della scena. Ovviamente non ci fa parlare tutto, perché sennò proprio ci sarebbe voluto un episodio. Sì, ma proprio tipo coreografia di regime, è vero, ma anche 7 di 9 comunque come presidente totalitaria è stata convincente, pur non avendo quei toni roboanti tipici della appunto della retorica nazifascista. Tra l'altro, una curiosità storica, per esempio, da cose che ho visto, documentari, Hitler con i suoi familiari dava strette di mano, parlava a bassa voce, tranquillo, poi si metteva di fronte allo specchio e urlava in maniera isterica per esaltare le masse. Però certo, a livello di riunione nel Nido dell'Aquila lui parlava tranquillamente. Invece Mussolini a Palazzo Venezia, nella sala del mappamondo, uno doveva fare un percorso chilometrico, non c'erano sedie e dovevi stare praticamente, se eri un gerarca fascista dell'epoca, all'impiedi, sull'attenti, davanti al duce che in maniera secca ti diceva quello che dovevi fare e basta, punto, stop. Beh, penso che sia un po' quello che stanno vivendo alcune persone in questo momento in un paese del mondo abbastanza potente. È vero, infatti purtroppo, proprio di questo parlavo oggi, senza entrare nella politica, se no qua ci arriva qualche missile addosso, però un certo personaggio, ne parlavo proprio stamattina, è venuto un paziente ucraino che deve operarsi per un problema insomma serio, e ci siamo messi a parlare ed effettivamente il paragone tra Putin e Stalin, non solo perché finiscono in tutte e due, ma perché effettivamente sembra proprio che ci sia quella logica monolitica. È inquietante. È molto inquietante, molto inquietante. E comunque Star Trek sempre, da tutti i punti di vista, anche da questo, è sempre uno specchio della società, e come avete detto prima, anche per quanto riguarda la tematica ambientale, cioè Star Trek no, ti soddisfa sotto tutti i punti di vista. Sì, poi c'è un piccolo dettaglio che volevo farvi notare, e mi farebbe piacere sentire la vostra opinione, no? Secondo me con Picard hanno fatto, per come è strutturato, un'operazione in cui accontentano sia i fan storici sia le nuove generazioni, perché a differenza del Kelvinverse in cui c'era troppa azione, cioè sembravano i Fantastici 4 di Star Trek, per dire, no? Sì. Cioè ci sta la giusta azione, perché comunque scene movimentate con sparatori, inseguimenti, astronavi che scappano eccetera, quindi c'è quel lato lì che può attrarre il pubblico più giovane, che però si sposa bene anche con la parte, come dire, tradizionale di Star Trek, in cui c'è la riflessione, le tematiche importanti, e si sposa con quell'altra parte di Star Trek in cui ci sta l'introspezione sia psicologica profonda sia anche umoristica e divertente. Cioè, come, non so se mi ho reso l'idea, ho cercato di essere, cioè è come se avessero è il giusto, ecco, mix. Facciamo un esempio, esatto, un esempio gastronomico, un dolce in cui hanno indovinato tutti gli ingredienti, va. Sì, esatto.
E voi concordo, che ne pensate di questo? Concordo assolutamente, e penso che sia proprio questo il fattore che fa amare questa serie, sia, cioè, un po' a tutti alla fine, anche perché abbiamo visto anche dal nostro sondaggio, pochissime persone hanno votato che l'episodio non gli è piaciuto assolutamente. Parliamo di 2 persone su 93 votanti, anzi lo faccio già vedere ancora nuovamente a schermo, pardon, su 90 votanti. Sicuramente l'ottima scrittura e il giusto mix di personaggi che ha dato la spinta, che sta dando la spinta giusta per far sì che questa serie venga apprezzata. Sergio? Sono d'accordo, mi ha fatto sorridere il fatto che conosco una persona che invece è stata l'unica voce totalmente contraria che abbia sentito finora, e ha detto no, ma tutto già visto, rivisto. Dico, ma amico mio, ma che cacchio pretendi? Questo è finalmente qualcosa di bello e tu adesso mi dici che non è così, che è tutto già visto? Continuo a guardare Discovery. A lui invece piace Discovery, è quello che dico. Antonio? Ah, poi che vuoi che ti dica? Per me Picard è fantastica, non c'è nessun paragone con Discovery, quindi per me hanno fatto un ottimo lavoro di sceneggiatori, mi sta piacendo tutto, ci sono i miei personaggi preferiti di TNG. Poi che dire, è proprio per un nostalgico come me è stato un bel regalo Picard. Ismaele? No, stavo riflettendo anch'io tra le varie cose che avete detto, soprattutto Salvatore, ti ringrazio anche per queste testimonianze, no? di vita reale, dal tuo amico che si diverte e prova a psicanalizzare i personaggi, a tutte le persone che incontri, perché ci ricordano appunto ciò che ripetevamo prima, che Star Trek è un po' lo specchio della realtà, no? Sì. Che dovrebbe farci imparare, capire che cosa stiamo facendo e che cosa dovremmo o non dovremmo fare. Sono veramente stupito anch'io da Picard, perché sta veramente il dolce perfetto, quello fatto bene, che ne mangeresti 1000 fette e non ne resti mai deluso. Tra l'altro, così, piccola curiosità, vi ricordate all'inizio quando dicevamo dei badge, che dicevo, ma cavoli, io ero il primo, sono troppo grossi per questo tipo di divise, non sono un po' bruttarelli? Invece anche lì, secondo me, un altro simbolo in questo caso di prevaricazione, cioè di letteralmente di dire io sono più grande di te, io sono migliore, devo essere quello meglio visto che deve avere il potere su tutti. Sì. E tra l'altro viene citato anche in questa terra, in questa linea temporale così diversa, da modificata, ecco, non diversa, viene citato un altro Sung, quindi ecco, i Sung sono un po' la chiave di tutti gli universi, tutte le timeline, tutto, e soprattutto tutto. Sono tutti uguali. Cioè, sì, esatto, li fanno con lo stampino, prima o poi ci spiegheranno anche il perché, che non sia questo meno il luogo. Abbiamo questo risposto alle tue domande, Salvatore? No, ma più che altro è bello perché, ripeto, abbiamo questo modo di confrontarci, soprattutto di arricchirci, penso che queste chiacchierate, sia fra di voi, sia quando intervengo io e anche da altre persone, in realtà è come se fossimo tutti quanti insieme in un locale o a casa di qualcuno a chiacchierare di persona piacevolmente. Manca solo la pizza. Sì. Vabbè, ci poi chiediamo a Antonio perché sì. Ma comunque, ripeto, è bello perché ogni intervento, ogni dialogo tra di noi, no, ti lascia un senso di arricchimento della serie, che anche quando finisce la diretta, finisce la chiamata, infatti fra poco vi saluto pure perché non voglio essere involontariamente guidocentrico, cioè che sono sempre in mezzo, però voglio dire, ti lascia quel senso di arricchimento di dire che bello, mi sono trovato tra amici, con persone in cui abbiamo avuto un bellissimo scambio di idee e c'è un arricchimento reciproco, e questa è una cosa meravigliosa.
Vero, vero, vero. E questo è il bello di queste dirette. Sì, sì, perché proprio ognuno di noi dà il suo contributo e poi ce ne usciamo tutti soddisfatti perché ognuno ha imparato qualcosa oppure ti è rimasto qualcosa di piacevole che poi anche quando finisce la diretta torni a casa, ci rifletti e dici ah che bello, cioè sei contento della partecipazione e poi c'è anche degli spunti di riflessione e questa è una cosa bellissima perché vuol dire che abbiamo raggiunto tutti quanti, no? Proprio un livello di sintonia, lo dico fino alla fine, abbiamo fregato i Borg. Sai Salvatore, è un po' come un piccolo giardino dove sì. le piante crescono su un po' da sole, ma tutte quante crescono seguendo una buona concentrazione del buon cielo, eccetera. Bellissimo esempio. Di fianco sì. hai invece un prato dove crescono su delle erbacce da estirpare. Noi sì, continuiamo sì, a fare sì. la nostra strada e lasciamo che le piante muoiano di fianco. Vabbè, invece se creiamo, nel salutarvi vi dico questo, se creiamo un complesso musicale anziché chiamarlo tipo in Oma di Giardino dei Semplici, lo chiameremo il Giardino dei Trekkers. Bellissimo. Vabbè ragazzi, grazie per averci chiamato Salvatore, alla prossima. Ciao, alla Salvatore, prossima, un abbraccione forte, ciao, forte. Ciao. 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 Allora, volevo andare a leggere qualche commento, prima lancio la pubblicità, poi leggiamo i commenti, poi andiamo sul discorso Dottor Sung. Allora, visto che abbiamo parlato prima con Salvatore di perizie psichiatriche, Piero La Greca chiede una perizia. Meglio di no. Proseguiamo. Allora, qualche altro commento che avevo pinnato. Uno è di Pietro Maria Mola. Comunque, più inquadrano la Jurati e più sono convinto che sia un Funko Pop umana reale con la sua faccia tonda tonda. Comunque, io ripeto, infatti... l'ho già detto anche nella live di ieri: la dottoressa Jurati is the new Tilly for Picard. Secondo me, poi magari mi sbaglio, Sergio. No. Anche allora, mi ha ricordato Tilly quando ha fatto quelle battutine. Tilly ha una sua logica. Tilly ha una sua logica. La Jurati è solo che, come se si fosse rimasta, come se fosse caduta da piccola nel catino di vino, un po' come Obelix. Cioè, proprio lei era incoglionita di suo. Vabbè, e poi non ha una doppiatrice così bella e brava come invece la nostra Giulia. Esattamente. Vabbè, cioè, sì. Già il fatto che c'è Giulia. Qui però la stai tirando la doppiatrice della Jurati, e io non so chi sia. Federica De Borto, ma non è colpa di Federica, è la Jurati che è così. Andiamo sull'altro commento. Pardon, ero uscito tra l'altro dalla live, quindi non mi sentivate, ho mandato in onda i commenti, ma non mi sentivate, pardon, ecco perché sentivo la musichetta di sottofondo, dicevo, com'è c'è la musica? Comunque, Mario Motta dice, se l'osservatore fosse un agente temporale del 29esimo secolo come quello di Enterprise, suppongo che fosse 29esimo secolo, no, cos'è, 10, 31esimo secolo? Non lo so, sì, io... 31esimo. Ok, 31esimo, pardon, come quello di Enterprise... Potrebbe anche darsi, potrebbe essere anche questa un'idea. Le ipotesi sono veramente tante. Abbiamo una telefonata, pronto. Salve, buonasera. Ciao. Eccomi. Marco? Sì, Marco. Sì, adesso sì che mi ricordo, vedi? Non ho riconosciuto il nostro Gianni Tagliaferri di redazione, ma ho riconosciuto Marco. Tutto bene, tutto a posto? Ci hai già chiamato ieri tutto sera, bene, tutto suppongo, a posto, la giornata sì. è andata bene. Un po' in ritardo, sì, diciamo, vabbè, un po' sul gong. Ci sta. Vabbè, a parte il mio nuovo slogan, me lo faccio stampare su una maglia subitissimo, quella frase che dice Picard, una galassia sicura è una galassia umana, cioè quello ormai è diventato il mio motto di vita. No, niente, mi volevo ricollegare al discorso che si faceva prima su Jurati's The New Tilly. Sì? Ma
più che altro Tilly ha, non so, forse una componente più motivazionale, soprattutto verso la fine della, cioè, le ultime comparse che ha fatto in Discovery. Sì. Invece la Jurati mi sembra proprio veramente cioè uscita da uno di quelli, non so, quasi film proprio, diciamo, non so come definirlo. A me sembrano svampite tutte e due, a dire la verità. Boh, non lo so, comunque sì. C'è uno sbandamento, diciamo, superiore, ecco. È oltre, la Jurati va oltre sostanzialmente. Esatto, è proprio l'anti-scienziato, cioè, perché poi è anche scienziato, però cioè, lo scienziato a sé, capito? È formidabile come poi comunque viene venduta come una persona sola, perché cioè si vende come una persona sola e lo fa capire in questa puntata dove dice io sono sola in tutti gli universi, in qualsiasi realtà io sono sola. E la regina Borg che addirittura gli dice alcune frasi molto particolari e qui bisognerebbe chiedersi come mai le sa, che venga assimilata in prossime puntate. Sergio, vai, spara, dimmi, dai, tanto sono teorie, no. Non puoi saperlo, vai. Lei è anche capace di chiedere, regina, assimilami tu, ti ho fatta prendere la sirena, assimilami. La regina è capace che risponde, ma nemmeno se crepi. non la vuole neanche la regina, poverina, ma per favore, come tratti male. Tra l'altro è una regina terrorizzata, questa che abbiamo visto, no? Sì, terrorizzata, però c'ha quello sguardo un po' da furbone. Esatto, non mi passa da tanto terrorizzata. È quello che a me un po' preoccupa. Marco? Ricordiamoci. Sì, no, concordo sul fatto che la regina ha comunque degli sguardi inquietanti, infatti sono curioso di vedere come proseguirà, diciamo, questa linea narrativa. Cioè io non vedo l'ora che sia già venerdì, però la questione è che ci esatto, sì, vabbè, quello un po' tutti. Ci vogliono un po' di giorni. Oh, ma è lunedì, mancano 3 giorni. Vabbè, ho capito. Ecco la faccia inquietante di Sergio. Sì, ho capito, Sergio. Io mi taccio. La faccia del bimbo che sta per fare le marachelle. Esatto. Comunque Marco, quindi questo episodio ti ha colpito? Sì, soprattutto la parte di dialogo tra Q e Picard, la scena dei teschi, cioè lì c'era veramente pathos, a parte i citazionismi che a gogo proprio, cioè sono rimasto soddisfatto per quello, ma penso che ci sia stata proprio una scena intensa, anche un po', non lo so, mi ha richiamato lo scenario shakespeariano, insomma, anche perché mi ricordo in TNG c'era Picard che citava Shakespeare a Q, oppure Q che gli chiedeva di Shakespeare per vedere, lo metteva alla prova, una cosa del genere. Cioè, bello veramente. Devo ancora inquadrare, non so, il personaggio che in questa timeline sarebbe il marito di Sette, perché il raccomandato. non ho ancora capito la sua funzione, comunque pare che stia fermando, insomma, che è intervenuto alla fine, darà un po' di fastidio, ecco. Vabbè, darà un po' di fastidio, ma a quanto pare, vabbè, sicuramente succederà qualcosa nella prossima puntata che lo metterà KO in qualche modo. Sergio, le tue teorie? Secondo me lo faranno diventare il classico viscido represso che cercherà di fare le scarpe e dire a sua moglie, vedi, tu non meritavi di essere la presidentessa, io che sono il primo marito sarò un migliore presidente di te, cioè, a tutto di quel tipo di personaggio modello sorcino sorcetto. A questo punto, visto che anche lui è sull'astronave, magari finirà anche lui indietro nel tempo nel 2024? Chi lo sa, a me piacerebbe vederlo fuori da un portellone, detto Franco. Anch'io. Comunque è stato un colpo di scena quello della funzione d'emergenza che ha la Confederazione nel disattivare gli scudi delle astronavi in caso mi sfugge adesso il termine, fuga, se non di fuga di ammutinamento. Ammutinamento, di fatto. Esatto. Evasione. Di ammutinamento, diciamo, se qualcuno prova a rubare, loro hanno il codice, l'hanno disattivato, infatti anche Rios è rimasto colpito dalla cosa. Non entrare troppo in tecnicismi, Sergio, ma ha colpito questa scena. No, è che tecnicamente dovrebbe essere già da TNG.
Sì, se hanno il codice, non lo fa mai nessuno corretta. Se hanno i codici dei computer riescono a disattivarli. So che esiste questa cosa qui, no? I codici dei transponder si chiama? O sto dicendo una... Diciamo di sì. Il codice di transponder ti permetterebbe di agganciarti all'altra nave e di prendere il controllo, perché okay. Il transponder appunto trasporta. Però invece tu dovresti avere un inibitore di teletrasporto, un inibitore dei raggi, dei phaser, eccetera. Però se lo dimenticano tutte le volte che loro scrivono la trama. Ah, ok, vabbè. Comunque è stato un bel colpo di scena. Sì, sì. Non me l'aspettavo, perché dopo loro erano anche tranquilli. Siamo arrivati sulla sirena, stiamo partendo. Colleghiamo la regina Borca alla sirena col cavo del 220 e poi partiamo. Corsiale. Anche. Qualcosa che non ti è piaciuto, Marco? C'è qualcosa in particolare che non mi è piaciuto. Ti è piaciuto quindi l'episodio, quindi sì. Perfetto così com'era. Volevi aggiungere qualcos'altro? Ma più di tanto non ho altre aggiunte particolari. Ah, sul discorso della traduzione di Guardia Marina Annika, io sì. Ci avevo quasi inconsciamente pensato, perché mi ricordavo anche del cognome. Ho detto, cioè, ricordavo anche di aver visto qualche scena su YouTube in inglese e mi ricordavo questo Hansen, che poi non so come si scrive in C, qualcosa del genere. Ci avevo inconsciamente pensato, cioè, lo avevi immaginato quindi? Sì, qualcosa del genere. Signe, sotto firma, però non ero sicuro. Chiaramente. Guarda, è scritto Hotel Ancona Novara Sondrio Empoli Napoli. Questo è il cognome Hansen. Ah, ok, perfetto. Ah, pardon, sì, il cognome di 7 di 9, sì. No, comunque ho riguardato anche il testo, avete ragione pienamente, stop. Tireremo le orecchie a qualcuno. No, scherzo, ovviamente, c'è stato un errore, ci sta. Poi comunque è anche molto... come si dice, non me ne ero neanche accorto, perché poi lo dice anche molto velocemente in quel momento, quindi... Sento bambini che corrono. Gatto che piange. Ah, gatto che piange, vabbè, pazienza. Dai, Marco, grazie per averci chiamato. Ti aspettiamo alla prossima live. Saremo ancora qui e ci farà piacere sentirti. Ciao Marco. Chi è questo osservatore? Ciao Marco. Speriamo buona di scoprirlo serata. Già. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, ragazzi, andiamo a parlare un attimo del dottor Sung, anche perché c'è una piccola scena, secondo me, interessante da mostrare, che potrebbe essere un fulcro inerente, che è proprio quella statua olografica, diciamo, che porta il nome di Adam Sung. Quindi che tutto quello che inizierà, che questa rottura, sia data forse proprio da questo Adam, secondo voi? Sergio ride, non so perché ride, ho sbagliato a dire il nome, il cognome? No, assolutamente, okay. Tu sei stato bravissimo. Okay. La statua, mi ha fatto venire in mente un'altra statua di Cochrane con le due dita così, e un discorso che è stato fatto con okay. Il Salvatore e altre persone. Okay. Questa statua io me l'ero persa, ti ho detto, l'ho vista una volta solo in inglese e mezza in italiano, me l'ero persa e non l'avevo riconosciuto. In effetti è inquietante ed è anche un indizio non indifferente. Anche perché nel trailer sappiamo che c'è Brent Spiner, quindi sì. Non so cosa tenga in mano. Il globo, la Terra, sì. Quindi teoricamente cosa avrà combinato Sung in questa... Sappiamo che Q gli dà quella fialettina con dentro quel liquido blu. Il siero del super soldato, sì, della Marvel. Ah, ecco. Poi sappiamo anche che uno dei dottori Sung ha creato i potenziati, però Picard non è potenziato, quindi Ti riferisci alla guerra eugenetica? Non lo so, cioè, bisognerebbe capire. Adesso la questione è capire cosa ha provocato questo cambiamento nella linea temporale in stile Ritorno al futuro, diciamo, perché sta un po' funzionando. Sapete così, che... no? Vai, sapete Sergio. Che potrebbe essere giusto quello che state dicendo? Ah, non lo so. Se la guerra eugenetica ha creato Kanun Yensung, ha creato le guerre eugenetiche, ha creato tutti i vari problemi e ha fatto sì che quando arrivano i vulcaniani noi fossimo una civiltà ormai in ginocchio e con la voglia di ricrescere,
Se noi evitiamo le guerre genetiche, andiamo tutti d'accordo, oppure lui prende il potere, effettivamente un universo simile all'universo specchio può prendere piede. Per cui può essere che in quel caso lì noi aiutiamo l'osservatore che per qualche motivo decide di entrare in gioco e fermare Sung. Ok. Per cui ci può stare. Quindi comunque questo osservatore, cioè, come trama ha una linearità. Dovrebbe essere qualcuno di esterno comunque, questo osservatore, che non c'entra con la Terra. Allora, se mi dici che c'è un osservatore e che ha bisogno di aiuto, può essere che l'osservatore dovrebbe solamente osservare, però viene messo in pericolo in prima persona e proprio per salvarlo entra Picard in gioco. Lo salva, allora l'osservatore non è più semplice osservatore, ma decide di entrare e dire: io ho i poteri per cambiare, io non voglio sacrificarmi inutilmente, da qui in poi cambiamo la storia, e crea la frattura che poi dopo crea tutte le varie scissioni degli universi paralleli, Specchio, J.J. Abrams, Discovery, eccetera, che chi più chi meno hanno sempre una piccola differenza. Vuoi la struttura genetica dei Klingon di Discovery, vuoi la struttura tecnica di J.J., tutte cose che in corso di questi ultimi 20 anni abbiamo notato e discusso e con cui abbiamo litigato in varie fazioni. Se Kurtzman dice: qui mi serve Picard e Discovery per rimettere tutto assieme, queste sarebbero delle ottime basi per rimettere tutto in un'unica timeline corretta. Potrebbe essere l'occasione giusta. Ismaele, cosa ne pensi? Sì, pensavo. Aspetta, che un po' la aspetta che ce l'ha. E giustificherebbe anche Dalmer e Mulder e Scully, quelli di Deep Space Nine, che farebbero parte della polizia temporale. Non è X-Files, sì, ma non sa che l'anagramma è il nome dei due personaggi che noi vediamo nella puntata dei piccoli animaletti pelosi di Deep Space Nine. Ah, ok, non lo sapevo. Pubblicità e poi Dolmer e L'X-Ray. Ah, ecco, pubblicità e poi Ismaele, vengo da te. Torniamo al... No, è sparito, lo hanno portato via, è stato estirpato. Io un'osservazione. Vabbè, comunque tornerà il prima... Ah, eccolo qua, ci sei? C'è stata un'incursione temporale. Ah, ok, vai. Lo si nota dalla porta aperta. Dicendo... ho visto. Vabbè. Niente, dicevo, un universo unico alla Star Trek Online, di fatto, perché in Star Trek Online l'universo è riunificato. Anche questo potrebbe che essere. Tra l'altro ricordiamo che anche qui l'universo di Star Trek Online e l'universo Prime, diciamo che non andranno mai a coincidere, di fatto, perché uno è un MMORPG e l'altro è la serie TV classica, però di fatto c'è questa continua strizzata d'occhio, no? Questo un po' allineamento, diciamo. Vero? Sì. Avevi qualcosa da aggiungere riguardo Adam Sung, Ismaele? Io. O Antonio? No, direi di no. Sono curioso di saperne di più, di che cosa combinano i Sung in questa linea modificata. Ma i Sung fanno il sugo? Io me lo sono sempre chiesto. No? Probabilmente sì, fanno il Sung, però okay, dipende. Antonio, dipende tu da vuoi loro. Aggiungere qualcosa riguardo a... Non a Sung, ma sull'osservatore. Ma sì. Se l'osservatore magari in certo qual modo ha infranto la prima direttiva, non potrebbe essere questa la causa del cambiamento della linea temporale? La prima direttiva è federale. È federale, però, infatti, se non c'è la federazione, teoricamente, a meno che la prima... ma se arriva, magari l'osservatore arriva dal futuro, no, questo personaggio? Poi non sappiamo se è vulcaniano, terrestre o... Non lo so. Beh, c'era la prima direttiva temporale, anche, che era molto simile, ovvero vietato andare a modificare qualche cosa del passato che poi può eradicare la struttura del futuro. Però sarebbe un po' ridondante fatto così, sinceramente.
Vabbè, stiamo comunque parlando di un pianeta Terra del 2024 che non ha ancora avuto un primo contatto, no? Quindi hanno, quindi magari... Teoricamente no, perché avrebbe avuto già il primo contatto non ufficiale, non pubblicato. Il primo contatto l'abbiamo avuto con i vulcaniani dopo la terza guerra mondiale, ci siamo vicini, diciamo, però. Sì, dopo il viaggio in curvatura di Cochrane, sì, esatto. Che avviene dopo la... Perché dobbiamo parlare di sta terza guerra mondiale, ragazzi? Dai. Basta, vabbè, come non detto, ecco, dai. Bravo. Tra l'altro con gli anni ci siamo quasi, visto che avviene nel 2026 quando... E questa è la cosa inquietante. In Star Trek, quindi non è una cosa molto carina. Mi auguro che sia che resti solamente una fantasia del creatore di Star Trek. Cosa volevo aggiungere? Mi è sfuggito. Volevo farvi una domanda, ma quindi la prima direttiva temporale vuol dire che tra qualche giorno piove? Probabilmente sì, speriamo, perché qui altrimenti ma volevo farlo. Prima di qualche giorno. Come ha detto un mio collega, quest'estate ci laviamo direttamente con la sabbia del deserto. Mi sa anche a me. Allora ragazzi, io direi di andare al termine della live. Vorrei mostrare ancora il nostro sondaggio Telegram, che è rimasto fermo a 90 voti, quindi l'episodio è sicuramente piaciuto molto. 71% dei votanti ha votato sì moltissimo, che sono 64 voti. Il 23% sì abbastanza, con 21 voti. Sufficientemente 2% con 2 voti, e assolutamente no 3%, e sono praticamente 3 voti. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in live questa sera, sono state veramente molto attive. È difficile leggere i commenti, soprattutto perché siamo in tanti. Nelle live in cui siamo in tanti facciamo più fatica a leggere. Con voi anche il vecchio nerd Claudio. Salutiamo anche il vecchio nerd. Dov'è? Eccolo qua, gli mando in onda il messaggio. È arrivato anche Davide Servadio. Ciao Davide. Ciao Thomas. Grazie, ciao di Davide, essere qua passato a fare un giro. Il primo contatto sarebbe avvenuto a Carbon Creek, qua, nella esatto. Puntata, sì, esatto. Quella che dicevo, della nonna di T-Pol. Qui cos'è che mi dicono? Claudio, con questa battuta, oltre che somigliare fisicamente a Pintus, noto che sei anche spiritoso come lui. Ma, no, ma guardate che è Pintus che assomiglia a me, è il contrario. È lui che mi ha copiato la faccia, per sua sfortuna. E i capelli. Per sua sfortuna, tra l'altro. Comunque, detto questo, io ringrazio veramente tutti voi che ci avete seguito e vi lancio, anzi Ismaele, vuoi dirlo tu mercoledì sera cosa faremo? Sì, mercoledì sera alle 21, giusto? Esatto. Faremo il rewatch dei primi 2 episodi di Star Trek Picard, quindi che dire, vi aspettiamo per commentare insieme e vederlo insieme, no? Un po' come se fossimo, come diceva anche Salvatore prima, tutti vicini a mangiarci una bella pizza. Esatto, quindi voi col vostro abbonamento Amazon Prime avvierete l'episodio sul vostro PC, sul vostro tablet, sul vostro TV. Nel frattempo potrete tenere attiva la nostra live, vi daremo il countdown per il play e seguiremo insieme l'episodio e lo commenteremo insieme a voi, e sicuramente riusciremo a leggere molti più dei vostri messaggi durante la visione. Detto questo, noi vi aspettiamo, quindi anche mercoledì sera saremo qui per rivederci insieme i 2 episodi di Star Trek Picard 1 e 2, quindi se non avete nulla da fare, avete piacere di stare in nostra compagnia, saremo ancora qui per tenerci tutti insieme proprio compagnia. Ringrazio Sergio, Antonio, Ismaele per essere stati qui questa sera. Vi ricordo di mettere un like a questo video se non l'avete ancora messo e di seguirci sul nostro canale YouTube attivando la campanella e seguirci anche se volete su Instagram, il nostro link è sempre Extra Track, e su Telegram, dove potrete anche come avete già visto votare. Siamo anche su Twitter se volete, quindi ci potete trovare anche lì. Io ragazzi continuo a guardare in basso perché purtroppo non ho più il gobbo, si è rotto oggi. Comunque sto leggendo quello che leggevo di solito. Prossimo appuntamento comunque sarà venerdì, sempre qui. Il prossimo episodio sarà venerdì alle 21 su Pluto TV per quanto riguarda Star Trek Discovery, mentre il terzo episodio di Star Trek Picard, il 203, verrà pubblicato alle ore 11 sempre su Amazon Prime Video, e non vediamo l'ora che venga pubblicato. Noi come live
live, saremo qui la domenica, anzi saremo qui ancora anche venerdì per l'attesa dell'ultimo episodio di Star Trek Discovery. Ormai facciamo live quasi tutti i giorni, sì, meno male che siamo arrivati all'ultimo. Domenica live dedicata a Star Trek Discovery, lunedì live dedicata a Star Trek Picard, che dalla settimana, tra due settimane, sarà spostata la domenica, fortunatamente, perché ci sarà solamente Star Trek Picard in onda. Mi pare di aver detto tutto, quindi mercoledì comunque saremo qua per il rewatching. Noi vi aspettiamo se ne avete piacere. Ringrazio ancora tutti voi che ci avete seguito, ringrazio ancora Sergio, Antonio e Ismaele. Noi vi auguriamo una buona notte. Ci vediamo qui mercoledì sera alle ore 21 per il rewatching. Come sempre vi ricordo che noi non siamo qui solo per parlare di Star Trek, noi siamo qui per viverlo insieme a tutti voi. Buonanotte a tutti, occhi d'occhi, saluto finale ragazzi, forza, sulle mani, sulle mani, sulle saluti mani, come faceva Picard. Andiamo. Il problema è che se non abbasso una mano non riesco a cliccare i pulsanti per, quindi, per uscire. Ultimi pronti messaggi, il decollo, signore. Ultimi messaggi a schermo e buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte ragazzi. Segui Extra Track attraverso i social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Telegram, oppure tramite il nostro sito internet extratrack.com. Extra Track, la tua linea di contatto con il mondo sci-fi.